Pungiglione Stabiese. Amici ed amiche, tifose e tifose della Juve Stabia, benvenuti a questo Pungiglione Stabiese, 30ª puntata della 13ª stagione. Possiamo dirlo, Itaca è stata conquistata, siamo sbarcati sull'isola ed è stato tutto bellissimo ieri festeggiare in quello di Benevento. Si chiude un cerchio, a Benevento la Juve Stabia ha iniziato il declino verso la Serie C e a Benevento la Juve Stabia risorge e torna dopo 4 anni meritatamente nella cadetteria. L'anno prossimo sarà bello, diciamo, vivere un'altra annata fantastica, però per ora godiamoci davvero questa promozione, frutto della scelta di Nagella, dell'impegno anche suo economico, frutto dell'impegno e del lavoro dei dirigenti, dei lavori, di quelli che stanno dietro la scrivania, di quelli che hanno aiutato Pagliuca durante l'anno, del suo staff, dello stesso Pagliuca, dei calciatori, quindi tutti hanno collaborato affinché questa Juve Stabia tornasse in Serie B con un risultato importante per tutta la città. Città che ai noi però non si è ancora coronata del tutto di gialloblu e questo, diciamo, è un aspetto negativo che vogliamo evidenziare, però nella felicità delle cose lo diciamo in maniera veloce, senza rimarcare più di tanto. Io mi aspetto però già nelle prossime ore che qualcuno si sveglia e davvero inizi a colorare di gialloblu questa città, perché se lo meritano Pagliuca, ripeto, e i calciatori che ieri sono stati accolti allo stadio Menti di ritorno da oltre 3.000 spettatori. Sembrava quasi di vivere una partita di calcio, non, diciamo, ecco, una festa a luna di notte. Quindi a luna di notte erano tanti stabiesi che erano ancora a Menti per aspettare questi gladiatori, questi calciatori che hanno reso felice davvero un popolo intero. C'eravamo anche noi, l'avete visto nelle nostre dirette, poi faremo a vedere anche un estratto di quello che è stato il viaggio di ritorno, che ha ricordato un po' qualcosa avvenuto già nel 2018-19 con la Juve Stabia Live Car che corse dietro al pullman della Juve Stabia dal ritorno di Lentini. Ricordiamo anche poi la festa al, diciamo, all'aeroporto, al Capodichino. E io però sinceramente ieri ho avuto la sensazione strana e bellissima, mi sembrava di rivivere anche quella promozione del 2010-11, perché ricordiamo anche quella fu in esterna a Roma, non a Castellammare, e alla fine anche in quel caso la Juve Stabia fu accolta da un pubblico festante a Romeo Menti. È vero che l'orario era diverso, erano le 8 di sera circa, questa volta invece era l'una di notte, e quindi è stato davvero ancora più bello vedere le emozioni di una città intera che ha aspettato questi calciatori. Con me, come sempre, tutti e quattro, quindi tutti e cinque in effetti siamo presenti. Iniziamo sempre dal gentil sesso, dalla nostra Daniela Saraco, che per lei è la prima volta nella promozione in Serie B e quindi ha potuto vedere che cosa significa, ecco, godere di una promozione dopo un anno di sacrifici, perché ne rifacciamo sempre tutti gli anni. Questa è la 30ª puntata del Pungiglione, siamo arrivati alla 28ª di questa live, continueremo ancora, quindi sapete che noi normalmente facciamo dalle 60 alle 70 trasmissioni con fra Pungiglione e Juve Stabia Live, e poi ci sono, a questo dobbiamo aggiungere, le live car andate e ritorno, le dirette fuori dallo stadio quando c'è permesso. L'anno prossimo in Serie B ci sarà permesso forse un po' in più, visto che c'è già un'attenzione diversa, e quindi ci vedrete di più fuori ai vari stadi a raccontarvi sempre e comunque di questa Juve Stabia. Vai Daniela, buonasera. Buonasera direttore, buonasera a tutti i nostri web spettatori. Più bella cosa veramente non c'è. La mia prima volta in B ed è stato bello, perché è bello vedere che i sacrifici vengono ripagati, è bello vedere l'impegno che viene apprezzato, è bello ancora vedere l'umiltà che viene premiata. In una città in festa che si abbraccia
tutta a due colori, il giallo ed il blu, i colori nostri. Volevo ringraziare, oltre insomma le parole tue come sempre belle e attente, per il merito di tutti, volevo però ringraziare particolarmente due persone che fanno parte di quella squadra invisibile della Juve Stabia, ovvero Enzo Esposito, il segretario con cui ho avuto il piacere di lavorare quest'anno per la convenzione stipulata tra la società Juve Stabia ed il terzo circolo didattico, che si è mostrato da subito una persona molto molto disponibile e professionale. E volevo ringraziare Sebastiano perché nell'abbraccio che c'è stato tra me e lui ieri sera sul Prato Verde mi ha fatto un augurio bellissimo e io veramente sento di dirgli grazie. Volevo anche ringraziare ancora tutti i nostri web spettatori, tutte le persone che mi hanno scritto in privato facendomi percepire che in realtà questa promozione è anche un po' mia. E allora qui in diretta mi piacerebbe lanciare una sfida ai nostri web spettatori, più che una sfida, una proposta. Mi piacerebbe sapere loro a chi dedicano questa promozione in B, magari taggandoci nelle storie sulle nostre pagine istituzionali di Juve Stabia Live. Per quanto concerne me, io vorrei dedicare questa vittoria alla persona che a febbraio mi ha dedicato la canzone capolavoro dei Volo, cantata appunto nell'ultimo Sanremo, che mi ha dato lo spunto per scrivere l'editoriale di oggi, ma soprattutto io questa vittoria così desiderata la volevo dedicare a tutti voi, per il vostro impegno, per la vostra tenacia, per la vostra determinazione, per il vostro tempo e soprattutto per la passione che impiegate ogni giorno con questi colori. Sono molto emozionata, però io conosco bene il vostro valore e so che sicuramente tante persone vi hanno scritto facendovi sentire parte viva e reale di questa promozione, però un plauso, insomma, lo sentivo di farlo anche da parte mia. Prima di leggere il messaggio del nostro web spettatore anonimo, che poi deciderà insomma il direttore se vuole svelarne la sua identità, mi volevo anche... lo deve decidere lui. Se... Noi stamattina abbiamo parlato, lui è disposto a, insomma, okay, a farsi allora conoscere. E allora diciamolo poi dopo, ecco, okay. Magari messo metà puntata, proprio prima che vai via tu, perché poi so che stai in una, diciamo, una situazione un po' di precarie condizioni, vediamo, non è che sei a casa, quindi ci sei voluto essere qui con noi, e per questo è bello, ecco, essere ancora oggi compatti a raccontare, a prendere, diciamo, un po' i meriti di quello che è anche il nostro lavoro. Quindi, diciamo, ecco, aspettiamo così, appena puoi tu, quando decidi, lo sveliamo. Chissà, ecco, io sono già curioso però di sapere quali sono le parole che ha utilizzato questa sera, perché ogni volta i messaggi sono sempre sublimi. Sì, prima però di leggere il messaggio del nostro web spettatore mi volevo stringere al dolore che ha colpito la nostra Castellammare intorno alla famiglia Bussi, perché è venuto a mancare un grande giornalista e un grande scrittore, Raffaele Bussi, che conoscevo personalmente, a cui veramente volevo un grande bene. Quindi mi stringo al dolore di tutta la famiglia Bussi e passo ad un'altra cosa bella, condividendo con voi appunto il messaggio. Più bella cosa non c'è, è proprio vero, più bella cosa di te. Apro gli occhi, prendo il cellulare, vado subito a controllare che non sia stato solo un bel sogno. Apro ogni post, non ne ho mai abbastanza. Che serata indimenticabile, che notte magica, meritata promozione. Mister Tarantino ad Avellino, ce la possiamo giocare con tutti. Mister Pagliuca, il puzzle e la conquista di Itaca. Il morso dell'animale ferito e la cazzimma stabiese. Ma all'occorrenza anche brutti, sporchi e cattivi. Questi ragazzi hanno scritto la storia. Il presidente, è solo finito il primo tempo. Il direttore Lovisa, tutta la dirigenza e lo staff tecnico. Facciamo invidia a tutti. E poi voi,
che siete sempre stati giornalisti di serie A, instancabili, professionali, corretti, che anche ieri sera e stanotte almeno avete fatto in modo che tutti gli stabiesi in giro per il mondo potessero gioire con Castellammare. Auguri a tutti noi. A te, direttore. Bello come sempre e commovente, sicuramente dalle sue parole si vede, si assorbe un po' l'emozione, no? Poi è bello quando mi ha detto brutti, sporchi e cattivi, perché è una frase che ho utilizzato io proprio in una sua, diciamo, in un'intervista pre-partita, dicendo proprio a mister: ora abbiamo dimostrato di saper giocare, da questo momento in poi dobbiamo essere concreti, questo è il senso. Quindi anche se poco belli, come ieri, magari qualcuno poteva dire ieri la US Abbia è stata poco bella, ma la US Abbia ha fatto quello che doveva fare, portare a casa il punto che certificava la promozione. Erano il Benevento che doveva fare qualcosa in più e non ci è riuscito, anche grazie a un Tiam che è tornato ieri sera determinante, come è capitato in diverse partite. Quindi alla fine è arrivato questo punto che qualcuno ha voluto denigrare lì da Benevento, ma diciamo queste parole stanno ovviamente a chi non capisce di calcio, come si può dire, perché dire ok, avete fatto solo 0-0, che state festeggiando, noi lo stiamo festeggiando, noi stiamo festeggiando la promozione in B, e invece il Benevento ancora deve passare per gli spareggi e provare a salire la morte. Questa è la morte. Però continuiamo con la presentazione, cioè degli altri. Io ricordo che questa sera l'avete letto, no? È la puntata vostra, la puntata dei tifosi. Quindi chi vuole intervenire, magari ce lo chiede, vediamo un po' di, diciamo, ecco, di farlo collegare. Capirete che però massimo 10 possono essere in diretta, quindi chi va, chi viene, a seconda, diciamo, delle possibilità. Ne vedo già un tifoso storico, uno di quelli che amico, cioè, quindi più che tifoso è amico, però magari, ecco, dico di aspettare ancora, perché finiamo di presentare tutti e cinque e poi arriviamo da lui, visto che lui subito, come ha letto la locandina, questa sera ci voglio essere, e non poteva non esserci questa sera. È davvero un piacere. Però continuiamo con Mario Di Capo, che ieri con me era lì a correre dietro a uno all'altro, abbiamo fatto una corsa tremenda, poi lo vedrete anche nel video, per entrare nello stadio stavo rischiando di rimanere fuori, sarebbe stato davvero assurdo una cosa del genere, visto che noi ci siamo sempre stati, però ci siamo riusciti, forzato un po' la mano grazie a Mario, correndo per strada grazie a me, quindi diciamo che come sempre abbiamo collaborato affinché poi tutto si realizzasse. Poi avete visto anche gli articoli che Natale ha messo su USA, su Vivicentro, le pagine di Giovanni, quindi l'editoriale di Daniela. È inutile continuare sempre a ripeterlo, siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Iniziamo però da uno dei tanti fantastici, che è Mario Di Capo. Grazie, troppo buono, è bello vivere queste emozioni, bello riviverle. In 13 anni possiamo dire di essere fortunati perché sì. Se pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, a coloro che poi ci hanno portato allo stadio per la prima volta, per tanti anni la Juve Stabia, quella Serie B, l'ha sempre sognata, la meritava, secondo me, sul campo anche un presidente come Roberto Fiore, l'ha ottenuta con pieno merito, forse la vittoria più facile è sembrata, la vittoria più facile nella stagione forse che poteva essere quella più difficile, ovvero con Andrea Langella questa Serie B è diventata realtà, un presidente che è riuscito a mettere tutti i tasselli al posto giusto, poi è stato bravo nel corso del campionato anche il nostro condottiero Guido Pagliuca a farci vivere come in un film, perché le tante frasi, è stato un lungo percorso che ha portato questa squadra che ha meritato passo Mario, passo. Prima c'era Mannillo che faceva le frasi, ora le fa Pagliuca. Sì, Franco Mannillo ne ha fatte tante, il Guido Pagliuca quest'anno davvero ne ha date tantissimi di spunti come allenatore, non solo sul campo, sul rettangolo verde, con la sua grande Juve Stabia, perché penso questa sia la Juve Stabia forse più bella della storia, almeno di quella che ricordo. Sicuramente ce ne sono state tante di squadre importanti, questa però per come ha vinto questo campionato è forse stata la più importante e meno attesa anche alla vigilia. È stato bellissimo come il 20 aprile, diciamo il calendario di aprile si va riempendo pian piano, noi speriamo che ce ne siano ancora tante di date da riempire, il 20 di aprile del 2019, come quel 19 giugno che rimane indelebile del 2011, come la data storica anche dello Stabia che arrivò per la prima volta in Serie C nel 51, una Juve Stabia che davvero ha fatto
quest'anno qualcosa di clamoroso. È bello averlo condiviso con una squadra eccezionale come quella di Juve Stabia Live e Vivi Centro, con tutti voi. È stata una stagione emozionante anche per quello che ci avete trasmesso voi, a noi cinque, a tutti coloro che fanno parte di questa equipe. Parlo anche di Giovanni Donnarumma, fotografo, poi dopo ci avremo, io dico fotografo, però abbiamo definito bis, perché abbiamo due Giovanni Donnarumma grandiosi. Il primo è, diciamo, con lui condividiamo decenni e decenni di passione gialloblè anche a livello giornalistico, quindi è stato davvero bello anche vedere anche ieri gente che veniva da noi a fare le foto, oltre che i giocatori in campo, ma non perché ci piace fare la foto o altro, ma perché proprio ci avete fatto capire che forse quello che stiamo facendo è un qualcosa che viene visto e apprezzato da voi. Questo ci fa davvero tanto piacere. Poi è arrivata questa soddisfazione enorme, bellissima, belle le parole sia dell'editoriale di Daniela, sia dell'anonimo, che dopo sveleremo, non so se sveleremo dopo durante la puntata. Abbiamo svelato la cosa più bella, l'ha detto Pagliuca, esatto. Noi abbiamo l'anonimo da svelare, esatto. Quindi bellissimo davvero aver vissuto questa stagione insieme, ce ne saranno ancora di partite da vivere insieme, la grande festa che sicuramente ci sarà, oltre a quella che è stata ieri all'arrivo al Menti, un Menti stracolmo, le tribune e la curva erano piene all'inverosimile, davvero all'una di notte è stato un qualcosa di straordinario, come diceva Mario, ci ha ricordato qualcosa che avevamo vissuto forse di ritorno dal Flaminio, anche lì una corsa incredibile, non, per non parlare del capodichino gialloblè del 2019, davvero tante le emozioni, ed è bello viverle sempre insieme noi e insieme a voi, e chiaramente è stato bellissimo. E poi dopo parleremo di tante altre cose anche con tutti voi. A te, Mario. Grazie a Mario anche per questa sua presentazione. Io voglio iniziare a leggere qualche messaggio prima di presentare anche gli altri, perché se ho altrimenti se ne accuno già ne sono una cinquantina, quindi per dirvi come stasera state reagendo in 20 minuti ce ne sono tanti. Iniziamo con Dario Celentano. Vigorito predica sempre in realtà e sportività e poi sceglie un allenatore che ordina i suoi calciatori non restituire palla agli avversari, che godure festeggiargli in faccia, povero Rosicone. Vabbè, diciamo non è Vigorito, ma è, ecco, quel caso è Euteriche e Rosicone, perché Vigorito poi ha mantenuto comunque uno stile impeccabile, e soprattutto poi diciamo che ad Autore si è aggiunto anche un certo Marotta che ha chiesto la stessa cosa, quindi questo è meglio ad uno del vero, non dobbiamo dare solo la colpa ad Autore, ma anche chi ha vestito la maglia della Juve Stabia, che però ha cercato di essere antisportivo in quel caso. Poi c'è Francesco Padovano, buonasera Pugino e basta parola, solo ringraziamenti, inizierò da voi amici che onorate la nostra maglia, tutta Italia, poi i nostri ragazzi meravigliosi, tutto lo staff tecnico e societario, e in particolare il nostro grandissimo presidente e suo fratello Giuseppe, che danno onore in tutta Italia la nostra maglia e la città, grazie mille di vero cuore, avanti Vespe, grande squadra. In questo caso i meriti sono solo di Andrea Langella, non più di Giuseppe, perché da quest'anno ha lasciato diciamo il fratello alla guida da solo della Juve Stabia, ed è la prima volta che la Juve Stabia va in Serie B ecco, dopo quella del 51-52 con un solo presidente, con un solo socio, con un solo proprietario al 100%, quindi ma c'era riuscito Mannillo con Giglio, c'era riuscito Mannillo proprio con l'Angella, e adesso invece solo l'Angella, quindi questo è per l'onore della verità sul discorso di Giuseppe, che comunque ringraziamo perché anche lui ha permesso alla Juve Stabia di andare avanti per 3 anni e poi ecco diciamo prepararsi a questo salto. Poi Massimo D'Apice, buonasera ragazzi, che sbornia sicuramente. Poi Antonino Sirico, buonasera Mario. Ilvar Cataparo, tanti auguri a tutti noi per questa gioia immensa. Poi il professor Rosario, solo 4B, ecco, proprio ad evidenziare quello che è successo. Francesco Trampolo, buonasera carissimi, che goduria vedere la nostra gloriosa Vespa volare così in alto, assolutamente Francesco. Poi il professor Rosario, buonasera, metteva 4B e poi ha fatto punti sospensivi e ha aggiunto buonasera. Poi Antonino Sirico, grande direttore, grazie Antonino. Poi c'è Cicos, Francesco Paolo Esposito, buonasera Forza Stabia, grazie anche a voi, grazie a te per
seguirci sempre. Poi c'è Mario Pelagione, buonasera a tutti voi. Ma quanto è bella Itaca, assolutamente, un'isola bellissima. Arriviamo a Giovanni di Capua con il corno che ancora ha funzionato, non c'è stata vittoria, ma ci serviva il pareggio e quello è successo. Buonasera cari amici, obiettivo raggiunto, siamo sbarcati ad Itaca e spero che ci restiamo tantissimo, assolutamente. Grazie per tutto quello che fate per i nostri colori, siete grandissimi, grazie, grazie a te. Poi Ferdinando Turre, ciao Mario, buona trasmissione e forza per Stabia. Nando Turre che ci segue tramite YouTube e quindi ha trovato da diverso tempo il link, visto che lui è un carissimo amico e mi disse io non ho Facebook, però su YouTube la posso seguire, ecco qui, e quindi arriva il messaggio anche di Ferdinando Turre, grazie. Poi Pasquale Fusco, da Manfredone, buonasera ragazzi, ciao Danila, Mario, Giovanni, Natale, siete super, grazie Pasquale. Valerio Esposito, buonasera a tutti, finalmente siamo arrivati a destinazione, un bellissimo viaggio, è stato adesso, si pensa solo al prossimo campionato, assolutamente, ce lo godiamo questa promozione, però un po' già pensiamo alla Supercoppa, un po' già pensiamo al prossimo campionato, è diciamo nella mente un po' di tutti i tifosi, questa. Poi Armando Mandara, buonasera a tutti voi amici della redazione sportiva, al caro direttore Mario Morlo, grazie, e il vostro giusto premio per i sacrifici che ogni anno fate, soprattutto in trasferta, tra le tante avversità geografiche, pur di mantenerci aggiornati sul mondo US Stabia, ecco, c'è pure un posto di Natale, se non so se l'avete letto, che appunto sì, evidenzia come in alcuni casi siamo stati anche bersaglio di pietrisco, vento, pioggia, quindi condizioni non solo geografiche ma anche atmosferiche molto volte avverse. Poi c'è Carmine Esposito, buonasera a tutti, che emozione ieri a Benevento, assolutamente. A Tierese Gaetano, buonasera da mister Mascotto, ora siamo in Serie B, a tutti voi colorate i balconi, chi non lo ha ancora fatto per Scaramanzini, non c'è più forza, mister Mascotto, coloriamo Castellammare di Stabia. Poi leggiamo gli ultimi due, Mario, per questo messaggio solo una cosa, un po' di giallo blu già c'è, quindi è iniziato quel colorare Castellammare già da qualche giorno e sarà davvero nei prossimi giorni, tanti quartieri saranno addobbati davvero alla grande, quindi lo speriamo sempre meglio, esatto. E lo speriamo, è ancora troppo poco secondo me, sì. Però Guglielmo Marciano dice il mio balcone è addobbato qui a Torino addirittura, poi l'abbiamo visto anche diciamo da Mantova, da Nile Lungo, da tanti posti, ecco, che da Parma, anche diciamo in maniera strana, anche ecco più forse fuori città che in città, da Pordenone abbiamo visto anche colori giallo blu un po' dappertutto. Un orgoglio esporre i nostri colori, un sentito ringraziamento a voi per la diretta di ieri sera, noi tifosi lontani eravamo lì con voi, emozioni uniche, grazie Guglielmo. E arriviamo, chiudiamo con mio padre Antonio Morlo, buonasera a tutti, che ieri ha già messo la sua bandiera giallo blu, si è messa anche contando in trombetta fuori al balcone per festeggiare, finalmente con 3 giorni di anticipo la nave con il suo condottiero Ulisse Juve Stabia arrivata ad Itaca Serie B. Adesso ci aspettiamo la vittoria della Pool Scudetto tra le 3 squadre vincitrici del campionato e il riconoscimento del titolo campione del dopoguerra. Vabbè, che più che Pool Scudetto si chiama Supercoppa nel caso specifico. Ci fermiamo un attimo quindi con i messaggi e continuiamo con il nostro cyborg, colui che anche stasera ci direzionerà con i suoi numeri e le sue statistiche. Gli è stata chiesta uno, gli è stata commissionata da Medeo Pedrazzone, su lui subito ha risposto presente e penso che così Medeo sarà soddisfatto come tutti quanti noi sempre dai suoi numeri. Buonasera Natale. Ciao Mario, buonasera a te e buona Serie B a tutti i nostri web spettatori, perché è il caso di dire questo stasera dopo una giornata trionfale come quella di ieri, che ci ha portato stanchezza perché si è dormito pochissimo stanotte, però è stata una mancanza ecco di sonno da parte nostra. Piacevole. Anche per l'adrenalina che era in circolo fino a tardanotte. E ieri è stato un po' il suggello finale di un campionato stravinto, strameritato e stradominato dalla Juve Stabia in ogni senso. Fa bene Mario Di Capo prima quando diceva è stato probabilmente delle 3 promozioni in Serie B che si sono avute negli ultimi 13 anni per la Juve Stabia, è stato probabilmente il campionato vinto in maniera più inaspettata, però quello anche nonostante, come lo stesso Pagliuca metteva in evidenza ieri nella conferenza post gara, ci fossero perlomeno 7 squadre che erano totalmente attrezzate anche per investimenti fatti e per budget investito già in estate
per poter vincere questo stesso campionato. E ieri, la partita di ieri è stata un po' la fotografia di tutto il campionato della USAB, perché si è vista in campo una squadra che è stata aggressiva in ogni zona del campo, grande ritmo, grande intensità, grande possesso palla, grande palleggio in ogni fase della partita, ma soprattutto grande attenzione difensiva, grande fase difensiva, qualità che abbiamo visto in questo gruppo in tutto l'arco della stagione, poi ne parleremo anche con i numeri più tardi, ed è stata anche cambiando il canovaccio tattico, l'atteggiamento tattico, l'aveva già fatto contro il Taranto qualche settimana fa mister Pagliuca, si passa dal 4-3-1-2 al 3-4-1-2 iniziale con Mignanelli sulla fascia destra, poi invertito di ruolo con Federico Romeo che è passato da sinistra a destra, però nonostante si cambia l'atteggiamento tattico non cambia la fase difensiva di questa squadra, che è pressoché impenetrabile. E secondo me, ce lo dicevamo anche ieri nel tornare da Benevento, se questa partita di ieri fosse durata altre 2-3 ore il Benevento secondo me non avrebbe mai trovato il gol, mai segnato contro questa organizzazione di gioco che la USAB mette in campo ormai da inizio campionato, che è veramente una costante che si è sempre avuta in ogni fase di questa stagione. Le emozioni poi che abbiamo vissuto in serata parlano da sole, per me è la seconda promozione in Serie B negli ultimi 6 anni da quando sono giornalista al seguito della USAB, è stata la prima che ho potuto vivere proprio direttamente come festa dal terreno di gioco, e sono state delle emozioni che abbiamo descritto molto bene ieri sera, di una stagione tra l'altro che è culminata, una stagione nella quale tutte le scelte, sia quelle iniziali che quelle successive, sono state tutte assolutamente indovinate dalla stessa società, a partire dalla scelta di quelli che io considero i due valori aggiunti di questa squadra. Innanzitutto mister Pagliuca, grande condottiero di questa squadra e che ha tenuto molto fermo il timone di questa navicella gialloblu, che tra l'altro ha potuto contare nell'arco di tutto il campionato di una preparazione fisica di altissimo livello. Infatti, come parlavamo ieri in conferenza stampa, praticamente questa squadra non ha mai accusato nessun calo fisico nel corso della stagione, e anche quelle poche sconfitte che ci sono state dei singoli episodi. Dopo la sconfitta con la Casertana, ben 17 risultati utili consecutivi, dopo addirittura la sconfitta con il Catania, 4 vittorie consecutive che hanno suggellato alla fine questo epilogo che non poteva essere diverso, ed è stato bellissimo andarsi a prendere questa vittoria proprio in quel di Benevento, che alla fine era diventata la diretta antagonista della USAB. E l'altra scelta fondamentale è quella del direttore sportivo Matteo Lovisa, che è stato veramente un mago vero e proprio sia nel mercato estivo che nel mercato di gennaio, soprattutto addirittura nel mercato di gennaio, quando mentre le altre squadre pensavano ai rinforzi da prendere, lui è andato a prendere Adorante e Mosti, oltre a Pieroni, è andato anche a presentarli già a inizio anno, e sono state poi delle pedine fondamentali in questa seconda parte del campionato. Quindi tutte scelte che sono state fatte dalla società assolutamente indovinatissime, una società che tra l'altro si è arricchita in tutti i suoi ruoli che non erano coperti nelle scorse stagioni, e alla fine tutto questo ha dato veramente il suo frutto in questa vittoria finale assolutamente inaspettata, ma arrivata con un dominio veramente totale delle Vespe, addirittura a 3 giornate dalla fine del campionato. Sui numeri ci soffermeremo dopo. Tu dicevi bene di una ricerca che è stata commissionata dal nostro Amedeo Pedrazzoli, preparatore atletico deportivo, con il quale mi sono sentito oggi. Non vi dico l'esito di questa ricerca. Praticamente, diciamo, Amedeo chiedeva qual è il record assoluto per la Lega Pro per quanto riguarda i clean sheet in una stagione, e devo dire che quando gliel'ho detto lui ha detto: sono veramente tantissimi e sono irraggiungibili, ed è vero. Poi ne parleremo dopo, ma ciò non toglie il valore del grandissimo Diam. Sapete bene cosa ne penso di questo grande portiere, che è stato uno dei punti di forza di questa squadra, perché fare 20 clean sheet e andare a prendere il record, andare ad eguagliare il record assoluto della USAB, che è di Paolo Branduani della stagione 2018-2019, significa che in porta c'era un signor portiere che io mi auguro che resti ancora per tanto tempo qui alla USAB. A te, Mario.
Eh sì, vabbè, diciamo sono tanti, però l'importante è credo che diciamo, siamo arrivati Esatto. all'obiettivo che tutti quanti volevamo. E poi, vabbè, su Tiam, infatti, ho fatto la domanda. Sì. Ecco, diciamo che giornalisti, amore eterno alla Juve Stabile, ho detto adesso in questo momento mi sto godendo Castellammare, mi sto godendo questa promozione e sono felice alla Juve Stabile, quindi è stato un po' diplomatico, ma con un anno ancora di contratto per la SPAL, bisogna vedere se la Juve sta riuscita a strappare il sì della SPAL e farlo rimanere qui. Sarebbe importante anche, è segno della continuità un po' anche perché c'è grande affinità fra lui e un po' tutto il settore difensivo. Anche Baghini lo diceva scherzosamente, ogni volta mi diceva: ma io voglio fare il record di Branduani, ma io voglio fare il record di Branduani, aiutatemi, aiutatemi. E alla fine poi ieri è successo, ecco. Poi arriviamo a Giovanni Donnarumma, come sempre, non il fotografo, il nostro vecchietto, quello che noi definiamo vecchietto, ma è quello che è un po' più, diciamo, ecco, protagonista del nostro gruppo, mentre invece Giovanni magari la vive un po' più, Giovanni Donnarumma fotografo, la vive un po' più dietro le quinte, ma fa delle foto eccezionali che domani pubblicheremo perché poi sono davvero tante, sono state, quindi li sta selezionando in maniera accurata, quindi non ci siamo dimenticati, lo faremo, quindi faremo vedere tutti quelli che erano presenti a Romeo Menti, al Vigorito, con qualche piccola sorpresina, perché poi nel pubblico il suo obiettivo è riuscito anche a scorgere qualcuno di storico che conosciamo benissimo e che è stato immortalato mentre guardava la partita in maniera, diciamo, concentrata più che mai. Vai Giovanni. Sì, buonasera Mario, buonasera allargato a tutti voi e tantissimi web spettatori già collegati. Che la Serie B sia con tutti noi, con tutti voi, lo dico in maniera quasi Ecco il tuo ecclesiastica. spirito. Ecco il tuo spirito. Amen. Ma ci stava, nei secoli, questo pure è importante, perché Certo. sarebbe molto bello, anche perché il molto bello l'abbiamo vissuto, come ricordavate voi, direttamente dal Prato Verde del Menti, quello che è stato l'inseguimento su strade parallele, dove il pullman della Juve Stabia viaggiava su un'autostrada, noi sull'altra, la sorte ha voluto che arrivassimo insieme ai caselli di Castellammare, poi là c'è stata l'unione e quindi Passa un poi. minuto prima, un minuto dopo, non ci Guarda, trovavamo. è proprio il segno del destino di quest'anno che ha Sì. voluto fino alla fine che noi inseguissimo il sogno Juve Stabia insieme alla Juve Stabia. Ed è stato un coronamento importante di un anno in cui l'abbiamo vissuto. Lo ricordavate voi, tra tantissime peripezie anche atmosferiche, veramente non ci è mancato nulla. Speriamo solo che non ci Solamente. arriva la multa a casa. No, 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 questo assolutamente Ci no. sono già. Evitiamolo, evitiamolo nella maniera più assoluta, però Spero di no, di aver veramente. fatto bene, però vabbè, vediamo. Di solito riusciamo sempre a mantenerci Intendi? nei canoni delle velocità consentite, quindi Sì. credo che anche ieri siamo stati Bravi, una tranquilli. sentana a parte che lì è impossibile non prenderla, quindi. Bravo, bravo. Intanto, voi non la vedete ancora, poi ve la faccio vedere dopo, perché mi è arrivata anche una bella sorpresa. Vediamo un po' se la fa vedere. Si vede? Qualcosa che abbiamo festeggiato Buca. ieri. Purtroppo Purtroppo buca, diciamo che dopo ve la buca. faccio vedere senza sfondo, la faccio vedere senza sfondo. Allora, mi è emozionato questa cosa che mi è arrivata proprio adesso. Allora, Ma forse da qualcuno che si chiama Alfonso, sei no? bravo, su No, può essere convinzione anche dalla allora. moglie. Anche dalla moglie può essere No, arrivato no, no, queste in donne. questo caso è Più stato Alfonso, Alfonso, Alfonso che ci Alfonso. teneva tantissimo ad arrivare allo store, al corso e fare questo primo acquisto importante per, appunto, per ricordare questa data che si unisce a quella del 2019-2011 che ho vissuto per tutte e tre da giornalista ed è un'emozione grandissima quella che ieri ho vissuto ricordando andando indietro nel tempo. Qualcuno dirà: guarda che prima di quella c'era quella del 51, non c'ero e quindi Ah, pr veramente? Pensavo prima che che mi c'era. venisse chiesta la No, cosa pensavo non che c'era. c'ero, No, non c'ero. giusto. C'è qualche foto dell'epoca che ricorda vagamente qualcuno che mi somiglia, ma non ero io. Era alle spalle di Ceresede e altri, ma non sono io, Lopez e gli altri, ma non ero io. E quindi posso assicurarvi che ieri le emozioni sono tante, sono state tantissime, una bolgia incredibile. Noi abbiamo sempre vissuto, lo dicevo a Mario Di Capua ieri, abbiamo sempre vissuto la curva, l'entusiasmo dall'alto della tribuna, ma sullo stadio è un qualche cosa di pazzesco. Ieri abbiamo potuto assaggiare proprio in prima persona quella che sono le emozioni che trasmette la curva, l'intero stadio, veramente ti carica tantissimo. Ieri abbiamo E avuto la pensare con lo stadio controprova. pieno, Giovanni? È uno stadio, cioè, C'era mezzo pieno, però, perché erano aperti solo due settori. incredibile. Pensare con lo stadio pieno quello che può essere.
Incredibile, incredibile. C'è solo un piccolo rammarico di quello che è stata la conduzione della gara, anche quasi sul finale. Ha mancato l'istituzione del pallone, la quest'abbia giocava per un obiettivo, siamo stati anche un po' così descritti in malo modo dal signor Auteri, che ha detto di una squadra che alla fine non ha giocato, ma la squadra scende in campo per cogliere un obiettivo importante, si gioca un campionato. Io avrei voluto vedere a parti inverse che tipo di gioco spettacolare avrebbe fatto il Benevento contro noi l'abbiamo visto con il Torino ma di c'è da capirlo bene, in Serie A, e vede a Castellammare cercando di non scoprirsi, quindi io penso che anche non scoprirsi quando ti passi il pareggio è una strategia, perché devo rischiare se non ne ho bisogno. Poi un'altra grande prova, un'altra grande risposta l'ha dato, purtroppo c'è da capirlo, perché quando trovano noi l'abbiamo ricordato anche una settimana ieri, vedo Giovanni un po' bloccato perché... No, sei tu in ritardo. Sto andando. Spero no, Giovanni, è Natale. È Mario. In ritardo un po'. Allora, no, volevo porre anche un'altra volta l'accento anche su quello che è stato un campionato vinto anche dai tifosi della Vestata. Ma io lo sfondo dietro, secondo me vai meglio. Scusami, stai vedendo lo sfondo dietro, se è possibile. A meno che non stai adesso. Io non so se è. Dove stai? Forse è meglio. No, ho levato tutti gli operatori che c'erano sul wifi. Ok, poi verifichiamo. Pronto, mi senti? Pronto, adesso hai anche staccato il microfono. Ecco, sì, sì, ci sono, pronto. Sei sincronizzato, vai. No, volevo porre anche l'accento sul campionato, un secondo campionato vinto, che è quello del tifo stabilese, perché anche ieri, nonostante una settimana mediatica un po' tra virgolette pesante, noi l'abbiamo chiarito anche in tribuna stampa ieri con i colleghi al Ciro Vigorito, però è sembrato un po' troppo pesante l'aspettarsi un tifo stabiese alla pari di qualche altro tifo che si è comportato in maniera totalmente diversa e che si è ripetuta anche a Torre del Greco. Non l'abbiamo detto alla squadra, ma avete capito. La Juve Stabia invece con il tuo tifo ha dimostrato invece ancora una volta in quest'annata, ma già da qualche decennio, di che pasta è fatta. Squadra che arriva su uno stadio per il classico sfottò sportivo e null'altro, ha festeggiato in maniera dovuta ieri ed si è presa una grande soddisfazione di riprendersi da dove era iniziato un po' il declino del 2019. Quindi anche in quel caso la Juve Stabia ha dato dimostrazione di aver vinto il campionato anche in quel senso lì. Prima di chiudere volevo associare le parole di Daniela Saraco per quanto riguarda la dipartita del povero Raffaele Bussi. È un fratello che conoscevo da parecchio tempo, e un abbraccio forte alla sorella Antonella, che conosco personalmente. Castellammare, effettivamente, come diceva Daniela, perde un autorevole rappresentante dal punto di vista sociale. E per il momento è tutto a te, Mario. E ovviamente ci associamo anche noi di nuovo a questo, diciamo, al cordoglio verso la famiglia Bussi. Leggiamo qualche altro messaggio e poi ci colleghiamo con il nostro primo ospite, che vediamo anche lì ogni tanto sorridere ai nostri sketch, ai nostri gag. Quindi c'è Angelo Mirandi, c'è questa promozione in B, ha un sapore diverso. Angelo Mari. No, ho capito? Angelo Mirante è un altro amico che salutiamo. Ah, ho detto scusami. Non ci sono, che si scriverà forse. Vediamo, sì. Questa promozione in B ha un sapore diverso dalle precedenti. È stato un bellissimo viaggio grazie alla perspicacia del nostro presidente e di tutti i componenti della squadra. Poi Giovanni Vozza, buonasera a tutti. Non so descrivere quello che si prova quando non si è presente di persona. Sono andato via da Castellammare, che eravamo in B, e adesso ogni volta che tornerò saremo di nuovo lì. Sapevo di amare la Juve Stabia, ma da qui ho capito che è come una mamma per me. Volevo ringraziare i miei amici fratelli per la costante vicinanza dimostratami ogni momento delle partite fondamentali. Adesso si piange, ti amo Juve Stabia. Un po' di commozione per me. Bello, anche bello. Messaggio quando dice la Juve Stabia è come una mamma, è così. E poi con lo striscione, tu sei una malattia, abbiamo detto, noi non vogliamo guarire da questa malattia. Poi a Teresa Catania, io la dedico a Mister Mascotti, che lui porta il 9 la prima volta, per lui è andato in Serie B anni fa e ora è la seconda volta, e quindi diciamo due promozioni per Mister Mascotti. Poi Paolo Fusco, un grazie a voi che ci avete regalato la trasmissione, super, siete bravissimi, grazie. Nicola Ruocco, il giorno dopo ancora più bello, sì, perché poi si inizia a metabolizzare
Lippi, non ti rendi conto, lo diceva anche, è vero, non è vero. Lo diceva anche Nazareno, dice, non mi rendo conto, è un sogno, è la realtà. Poi dopo ti rendi conto e inizi a guardare che ti arrivano i messaggi dal gruppo di giornalisti Serie B dicendo bentornati nel gruppo, sarà bello riabbracciarvi. Inizi ad avere qualche altro messaggio di colleghi, di amici, diciamo, nelle varie piazze, ci vediamo l'anno prossimo. Mio cognato che vive a Viareggio ha detto, allora quando venite a Pisa sarete ospiti miei e io poi verrò a fare il tifo contro il Pisa, perché lui è di Lucca, quindi, diciamo, quindi verrà a tifare per la in USA. Automatico, in automatico. Inizia a sentire tutti questi vari messaggi, no? E dice, ma allora siamo davvero in Serie B, allora è vero, non è un sogno, se è un sogno non ci svegliate, questo lo diciamo sempre. Poi, buonasera Martorino, buonasera, scusate, qui la festa? Sì, carrozzate mangiate. Corazzate, mangiate un po' di agrumi. Sì, quello fa bene, la vitamina C fa bene. Quando vogliamo fare in carrozzata invece che in carrozzata. Sì, poi Josy Fontanello, un pensiero al mio papà che ci ha lasciato lo scorso dicembre. Gli ultimi ricordi che ho di lui, non sofferente, è la sua esclamazione: siamo campioni d'inverno. Sì, questo è un altro bellissimo messaggio. Lui mi ricorda anche che sicuramente da lassù ci sarà anche mio zio Catello che godrà in questo momento, visto che lui purtroppo anche lui a dicembre è volato, anzi a fine novembre è volato in Cino, e anche diciamo a Lello Persico che non c'è più, anche lui che ha dedicato una vita intera a questa Juve-Stabia, ad Antonio Di Capua, a tanti diciamo che sì, sono stati sempre vicini alla Juve Stabia, che in questo momento sicuramente stanno godendo, magari stanno festeggiando anche loro con diciamo tappette, sciarpe e tutto. Ricordiamo anche Samuele Messina. Io questo volevo ricordare anche Samuele Messina, sono tanti. Sono tantissimi, è venuto a mancare proprio sabato santo, e quindi un saluto alla famiglia, a Peppe, a Marcello, a Fortuna. È stato un pioniere dell'emittenza stabiese, dell'emittenza privata stabiese con Radio Fortuna One. Con lui i primi ricordi proprio miei, con il mio papà, con Giovanni, con Peppe Mercatelli, con Bruno Di Martino, con Peppe Amore, con tantissimi, sono passati tantissimi da Radio Fortuna One. Era appassionatissimo anche di musica napoletana, e lì proprio a casa di Samuele ricordo proprio delle pizze fatte con la famiglia Fiore, con la signora Carmela, con Roberto Fiore, che venivano lì, ed è veramente mi dispiace tanto. Per un abbraccio a loro, a Marcello, Fortuna e Peppe, che conosco personalmente, e anche per Giovanni, chiaramente, che è stato anche al funerale. Purtroppo non ci sono neanche potuto essere al funerale, quindi un saluto, un abbraccio particolare. Sì, tantissima, tantissima gente, tantissima commozione domenica mattina alla chiesa di Sant'Erasmo a Gragnano, dove si sono riuniti veramente tantissime persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Samuele, che è stata una persona che col sorriso ti diceva tutto. Ed è stata bella anche la scelta della foto che hanno scelto appunto la famiglia per poter ricordare la persona con un sorriso, perché andava ricordata in questo modo. Sì. E continuiamo con Dio Messi. Questa vittoria la dedico a papà. Grazie a lui mi portò a 12 anni al Menti. Lui guardava la partita e io la curva. Da lassù stava festeggiando. Ecco un po' tutti i ricordi, ovviamente, di questo. Poi ci siamo fermati con mio padre e adesso ci fermiamo con mia madre, perché mia madre è diventata anche un ultras quasi. Diciamo che ieri si è vista la partita. Fra l'altro, ha fatto un commento tecnico, diciamo, migliore rispetto a quello di mio padre, perché ha detto che in quel momento badava a difendersi, che non dopo poco. È stata ripresa da mio padre, ma che stai dicendo? Dopo un po' alla Rai hanno detto da Juve è stata badata a difendersi perché il massacro pareggio, quindi dice, hai visto? Vabbè, allora il primo tempo era che Oteri ha visto solo il primo tempo. Sì, vabbè, diciamo sì, assolutamente. Poi ecco, quindi Filomena Barretti dice buonasera a tutti, tanti auguri per la vittoria del campionato, la Juve Stabia, come ho detto giovedì tutto è andato come dicevo io, la bottiglia di spumante si è aperta da solo per poter festeggiare la vittoria con il mio amore, mio padre, siete una bellissima squadra, complimenti, continuate così, grazie. Lei vive come un po' come mia moglie, come tante, come mia figlia, tutti i vari sacrifici lo sa bene Mario, Giovanni, ma anche Daniela, Natale, lasciamo le famiglie per il weekend alcune volte interi, in Serie B sarà ancora più difficile, lo annuncio a Daniela, quindi sarà ancora più stancante, se questa era stancante, la più vicina magari sarà Salerno, ecco, poi saranno tutte quante almeno a 300. Vabbè, magari 400. Io potrei fare l'inviata speciale da attendere
vedervi al Viale Europa, perché magari ci saranno tante vittorie. Che augurio, che augurio. In quel caso si torna alle 4-5 di notte. Sì, sì. Vabbè, io dormo, Mario, io dormo, quindi. Ma ieri non hai dormito, però. Ieri però non ti abbiamo fatto dormire. Vedi che era il campionato scorso che ti faceva dormire. Eppure, devo essere sincera, Mario Di Capua, nell'ultima parte della US Abbia Live Car di ritorno, sì, si girò un attimo, io mi ero leggermente... Posso testimoniare leggermente? Sì. Stavo riposando io. Posso, però non testimonio. No, però appena si è girato Mario Di Capua sono scattato. C'era l'assist, perché era un assist chiaramente molto, molto atteso. Molto fantasioso. Allora, ci fermiamo un attimo con i messaggi, poi li leggiamo ancora tutti, perché ripeto, stasera li leggeremo davvero tutti, non ne esalteremo uno. Io vedo collegato, però adesso non vedo la sua. Eccolo qua. Quindi c'è, nel momento in cui stavo arrivando da lui, non vedevo più lui. Stiamo parlando di Enzo Rubicondo, che ringraziamo e a cui diamo il benvenuto qui al Pugile Sabiese con un grande proprio benvenuto. Enzo, buonasera. Buonasera. Ciao Enzo. Chi lo sa perché questa B è un po' greve. Ci stiamo abbronzando qui a Itaca, Enzo, ci stiamo abbronzando, c'è un sole incredibile a Itaca. Il tuo distrutto. Stamattina la sveglia me l'hanno data alle 8:30, che qualcuno vietava di mettere gli striscioni appesi dalle 8:30. Mi sono ritirato alle 7:30, che non ce l'ho fatta più a combattere con commercianti che ci stanno boicottando, signore isteriche che non ve lo dico, perché il cane gli dà fastidio la striscia appesa, non lo so che problema c'ha questo cane, non ve lo dico. Comunque la striscia appesa col croccantino potresti provare, che così cose più calme, te lo giuro, le cose più disparate, le cose più strane, gente che fino a poco tempo fa viveva le fotografie di altri calciatori appesi tutto a posto senza problemi, poi invece gli dà fastidio alla tabella. Ok. Hai capito? In questa giornata mi sono reso conto veramente che c'è gente che non ha capito che Castellammare gli porti i soldini, che anche se sono di fuori Castellammare gli porti i soldini e deve ringraziare Castellammare. Non ha capito gente di Castellammare che ti fa trucco solo per farsi bene con qualche cliente, invece poi quando è il momento di dare qualcosina, ma non perché uno vuole gestire i soldi degli altri, ma perché un ambiente festoso, un ambiente come quello che si sta creando in determinate zone della città fa bene anche al commercio. Si vede per esempio quello che è successo a Napoli ai quartieri spagnoli, invece statuario per Maradona, se ce lo ricordiamo. No, veramente su certe cose sono proprio deluso proprio. Comunque però parliamo della gioia, Enzo, però parliamo delle cose belle. Come l'hai vissuta tu questa giornata, ecco, nella curva lì del Vigorito e ritorno, tutto quello che è successo al Menti è stato, diciamo, emozioni concentrate in pochissime ore. Ancora non ce ne rendiamo conto, poi ci sarà la festa, è vero, questo è solo un abbraccio veloce così, improvvisato. Ieri è stato bello, al di là della promozione, come si è sviluppata tutto adesso, però è mancata tantissimo la curva. Ti dico la verità, mi sono mancati i ragazzi alla curva, perché malgrado io non stia più in curva da diversi anni, però con quel numero di persone, se c'era una guida come UGS a Castellammare, sicuramente avremmo coperto tutti i beneventani, anche se erano il quadruplo di noi. E mi è dispiaciuto che persone che ci sono sempre state, purtroppo per colpa di Sta Fidelity, non si sono potuto godere quello spettacolo da vicino, e io questa vittoria la dedico proprio a loro, alle persone che stavano fuori al Menti, le persone che purtroppo per le sfide stanno a casa, le persone che per lavoro sono dovute andare via, i ragazzi che stanno a Krefeld, i ragazzi che stanno a Trieste, a Milano, Mantova, Firenze, tutta la Toscana e così via.
questa anche se qualcuno, proprio... anche se qualcuno è venuto da Firenze, da Mantova, sì. Hanno fatto un tour de force di Gigi Ponte d'Era, Brunetti e altri due che non mi ricordo, che secondo me là, là bisogna fare un ricovero. Sì, c'è pure Sergio da Mantova e poi da Sergio da Mantova ci vuole il TFO. Perché quello che ha fatto, ve lo giuro, qualcosa veramente di bellissimo, bellissimo, onore a loro, ed è stato bello vedere veramente gente che di fuori fare tantissimi chilometri, poi non fare tappa a Castellammare ma ripartire subito, questa sì. È stata la cosa grandiosa proprio. Sì. Comunque, noi nel frattempo che tu parli, colleghiamo già anche un altro diciamo ospite di questa sera, amico, no? Che tifoso, ci ha mandato sempre i messaggi e è bello poi legge scritto no Massimo D'Apice, Massimo da Salerno, che lui vuole far capire che è in terra nemica a livello sportivo. Buonasera Massimo. Ciao ragazzi, mi sentite? Ciao Massimo, ciao, Massimo, dalla lontanissima Salerno. Mamma mia. Ragazzi, ciao, voi non potete immaginare stamattina. Stamattina in ufficio cosa ho potuto combinare? Mamma mia, cioè, ho aperto la colomba. Dire, quella... Massimo, possiamo dire Salerno, stiamo arrivando. La colomba gialloblu. Ho aperto la colomba gialloblu con tutti i miei colleghi avellinesi, beneventani, salernitani. Ragazzi, l'hanno accettato, poi alla fine hanno accettato la nostra vittoria, qualcosa di indescrivibile. Tutti mi dicevano goditi la serata, la nottata, non venire a lavorare, ma io a lavorare ci dovevo andare stamattina, non potevo non esserci in ufficio. Come faceva Francesco Palantoni, no, però senza scherzare, diciamo, il tifoso avversario va accettato, ma con l'accetta però. Però ti posso dire una cosa. Comunque, scusa un momento, Massimo. Io stanotte i primi messaggi li ho avuti da un paganese, il capo ultrasattuale della Paganese, da uno degli ex capi delle Brigate Gialloblu di Verona. L'ho avuto da un milanista, siracusani in abbondanza, e dall'ex capo degli Ultra Savoia, Mimmolino. Gli dico che proprio quelli là che più ci hanno tenuto, poi si vede quando la cosa è fatta con volere, perché vuol dire che avranno visto la partita oppure si saranno informati, però avere da attestare di stima da parte dei nemici, e che nemici, è una grande bella soddisfazione, veramente una bella cosa. È un'altra bella cosa, sì, bravo Enzo. Massimo, se metti anche il cellulare in orizzontale ancora meglio, così entri nel, tutto il riquadro e ti vediamo. Direttore, posso dire una cosa? Perfetto Massimo, perfetto. Ma c'è Itaca dietro Massimo? No, vedo l'isola, c'è... Sì. C'è la barca, ragazzi, la barca. L'altra volta, me la ricordo, sì. L'approdo. Quella dell'altra volta. È approdata. Dimmi Danila, dici, vai. Allora, direttore, io volevo pubblicamente ringraziare Massimo per il supporto che mi ha donato in quest'anno calcistico, per le parole meravigliose che mi sono sempre arrivate e per la possibilità di iniziare, diciamo, questo gioco anonimo durato una stagione intera che ci ha fatto approdare in Serie B, e quindi dico a tutti i nostri web spettatori che è Massimo D'Apice il nostro scrittore anonimo. Ma ora deve continuare perché è una cosa continuerà l'anno prossimo. Danila, quello ormai è un fatto di scaramanzia, però io volevo raccontare anche, diciamo, se ti ricordi l'anno scorso, quando lo scorso campionato, nelle prime trasmissioni io non sapevo che tu partecipavi, insomma, che facevi parte della squadra del direttore Vollono, quindi mi ricordo che lì mi fece pure una cazziata in diretta e dire: Massimo, da quanto tempo non ci segui? E da quel momento io non mi sono persa una puntata. Poi tu sai benissimo che dopo averti vista in trasmissione, poi per caso ti incrociai proprio sotto casa tua, insomma,
io stavo con lo scooter e dissi: ma allora esiste davvero Daniela Saraco? Sì. E mi avvicinai in punta di piedi, e questo è stato il nostro. Questo è stato il nostro incontro. Con l'intelligenza artificiale si poteva pensare che magari era finta. Io ho detto: ma allora esisti davvero? E Daniela, poi abbiamo scambiato due chiacchiere e ci siamo scambiati anche i numeri. E grazie a questo scambio del numero di telefono, insomma, poi ho iniziato così per scherzo a scrivere, diciamo, il mio primo messaggio, e Daniela l'ha letto, e poi da quel momento, per questo campionato, è diventato il messaggio scaramantico anonimo. Quindi grazie Daniela, io non sono un poeta, non sono uno scrittore, però hai avuto il coraggio sempre di leggere i miei messaggi, ti ringrazio per questo. Ti sono grato veramente. Erano solo dei miei stati d'animo che scrivevo nei post gara, all'indomani di ogni partita scrivevo qualcosa. Poi grazie per avermi fatto essere parte di questa annata bellissima. Ricordo con il direttore Vollo, una volta stavamo alla Limpida, ci stavamo facendo un bel bagno, non so se ti ricordi Mario, e io ti dissi Mario, ma io no, ancora non mi spiego la retrocessione, come è stato possibile, lì ci siamo fatti un bel bagno di quasi un'ora e praticamente stavamo diventando, abbiamo fatto la pelle a pesciolini, tutta spugnosa. Poi un'altra cosa che mi lega anche a Natale Giusti, che iniziai a chiamarlo Cyborg, e rivendico il fatto di averlo chiamato, sono io il primo ad averlo chiamato Cyborg. Natale Giusti è stata a scuola con mio fratello, quindi esatto. Mi ricordo Natale tanti capelli fa quando una volta eri sotto casa e mio fratello ci siamo presentati. E mi disse: questa è scuola con me, si chiama Natale. Ma è da quel momento io un piccolo cyborg. Poi c'è anche qualcosa con Giovanni che mi lega. Era un robottino, era Natale. C'è una cosa che mi lega anche a Giovanni Donnarumma. C'è una cosa che mi lega anche a Giovanni Donnarumma. Giovanni, forse tu. È l'amico di tuo nonno. No, attenzione, Giovanni Donnarumma è stato a scuola con mio cugino Giovanni Dentale, alias Boninsegna. Mamma okay. mia! Ok, allora ragazzi, Giovanni è mio cugino e ogni Boninsegna, perché lui quando giocava a pallone veniva chiamato Boninsegna. Poi anche Mario Di Capo, c'è qualcosa che mi lega anche con Mario, perché praticamente Mario è un assiduo frequentatore dell'Idolo Scoglio, quindi io quando lo vedo sotto l'ombrellone con la sua famiglia, cioè veramente una cosa bellissima, insomma. Quindi il del vigneto, abbiamo scoperto del vigneto, quindi voglio dire, c'è qualcosa che ci lega. Dipendenti camerieri, no? Cioè, quello viene sempre qua. Lo riconosco, l'aneddoto con. Io sono grande amico, siamo grandi amici con Salvatore, tuo fratello, quindi Salvatore Dapice. Sì, lo so benissimo. Quindi quello è un altro anello di congiunzione. Sì, no, dico, voglio dire, le cose che ci legano sono tante, poi magari... Ma ci legano la diciamo che esatto. A parte questo... E comunque ieri sera io sono andato in giro per Salerno sul mio scooter, mi sono recato da un altro stabiese doc che ha un'attività lì, zio Savino Qualità, Giacomo, che Cornetti e Graff, insomma ragazzi, abbiamo festeggiato lì, è stata una cosa bellissima. Confermo tutte le foto. Abbiamo mandato la foto in diretta. Del tuo essere tifoso, io ricordo la sciarpa giallo blu all'uscita di Salerno, mentre purtroppo andava a Potenza, esatto. E poi il risultato è stato negativo. E infatti non mi sono più permesso di ripetere quel gesto. Non osare più. Però sei stato davvero temerario in quel caso, perché l'uscita di Salerno. Ma ragazzi, ma io per la Juve Stabia posso sfidare chiunque, non c'è problema. Massimo, però ecco. Una frase, un aggettivo, qualcosa che ti porterai dietro di questa promozione, qual è?
No, vabbè, ragazzi, è una, la meraviglia assoluta. La meraviglia assoluta, perché partire con una con, attenzione, con una squadretta, ricordatevelo, con la squadretta, che poi è diventato uno squadrone, che poi ha fatto, ha rotto, diciamo, i piani, cioè, di tante squadre che hanno speso un, ecco, una barca di soldi. Noi invece con la barca a remi siamo arrivati ad Itaca, quindi con il minimo sforzo e con un grande Pagliuca, un grande presidente, un grande staff tecnico, abbiamo raggiunto un obiettivo che ci invidieranno per anni, secondo me, per anni. Sì, assolutamente, assolutamente. Ne leggiamo qualche altro messaggio, perché ci sono tanti da casa che ci lasciano i loro messaggi. Ancora Angelo Mari dice: mister Pagliuca è stato il valore aggiunto di questa squadra, che nel prossimo futuro lo vedremo allenare in, sicuramente in categorie superiori, chissà se proprio con noi, e magari speriamo con una A maiuscola, con una A maiuscola, Mario, sì, che dice voglio fare un saluto ad Angelo Mari, che è un mio collega sì, d'ufficio, insomma, lavoriamo insieme. E sì, volevo salutare anche mio cugino Marcello da Milano, che ragazzi, vi posso assicurare che ha tanti cimeli della USA, lui soffre scrive tantissimo sempre, a stare però vi segue sempre, e mi ha chiesto di Stabia aggiornarlo mia, anche su Stabia mia, Marcello da Milano. Sì, mio cugino, ecco, con Marcello, ci siamo visti la prima volta a Cittadella, con, quando sì, purtroppo c'era il discorso del Covid, non Covid, esatto. Ci salutammo, facemmo, diciamo, amicizia due settimane prima momento della chiusura del percorso, sì, poco sì, prima. Ma io quando stavo, ragazzi, quando lavoravo a Milano, comunque con Marcello sono venuto a vedermi una partita, perché era... ma non mi ricordo sinceramente quale fosse, però con Marcello sono venuto a vedermi una partita quando lavoravo a Milano, quindi presi l'occasione al balzo, insomma, per seguire la US Stabia, penso quando era in Serie B, insomma. Io sono sì, stato a Milano dal 2011 al 2018, quindi febbraio 2018, poi sono ritornato qui a Salerno e mi sono gustato la bella promozione in B, e questa è la seconda. Mamma mia. Continuando ancora, Francesco Trabalone dice: prendendo spunto da ciò che ha detto Daniele, io dedico la vittoria, cioè, a mio padre, che ha visto una sola volta la B. Lui mi raccontava sempre dello spareggio di Firenze contro il Foggia. Poi la dedico a Caterina, che ieri piangeva a telefono dopo la partita. E sì, Caterina è un altro porto fortuna, che speriamo l'anno prossimo venga più spesso anche al Romeo Menti a darci una mano, perché come diceva anche Marcello, andiamo bene domani, l'anno prossimo. Sì, ne facciamo uno proprio vicino a casa sua, a Brescia, sì, quindi mi sta aspettando anche mio zio là, che vive lì da tanti anni, l'ha già detto, tanti Brescia non andranno da nessuna parte, così sono state le sue parole. Poi Vincenzo Russo dice: buonasera e forza Stabia, complimenti anche a voi per la passione con cui seguite la nostra squadra. Poi Mario Sepe: buonasera a tutti voi, grazie a voi e a tutta la Juve Stabia che ci avete fatto vivere queste grandi emozioni, per me e tanti altri stabilisti lontani da Castellammare, siete stati tutti grandi e unici. Grazie a te per queste grazie, belle parole. Grazie, grazie a Mario, Martina Franca, non sì, manca mai. Poi a proposito di Nadia, la mia fidanzata, che ieri ero a Benevento, vedrei festeggiare il suo compleanno a casa con la sua famiglia, vedendo la partita tra amici e parenti. Per me questa data resterà cucita nel cuore. Ma lei, devo dire, è una santa la tua fidanzata, perché diciamo, ha capito che per te era davvero importante. Allora, posso dire una cosa in diretta? C'è sì, una foto che ci ha mandato proprio Valerio, che ti ho caricato, se vedi è bellissima, perché è una congiunzione con Siracusa, se sì, vuoi te la mostro direttamente. No, la mettiamo adesso, la metto io, sì, dai, sì, ecco questa qui, sì, eccola, 08-04-24 Stabia Olé, e quindi anche lì diciamo che Ortigia si festeggia la promozione, ma Siracusani sappiamo che sono davvero fratelli a tutti gli effetti, ci dividono solo un po' di chilometri, però diciamo che è davvero lo stesso modo di pensare, no? Tanto bello che è bello. Enzo, però prima stavo vedendo, tu che stavi mangiando prima, perché ho visto prendere il biscotto. Allora, seguito il vostro consiglio. Quando parlavamo del vigneto, no? A Sonnes.
Comunque ascoltatemi, mangiatevi la porchetta di Sonny, è qualcosa di spettacolare. È qualcosa veramente, secondo me la fa adorante. Come la fa? La fa adorante. Ah, proprio. Allora sai, è perfetta. Perfetto. No, veramente fa un balino spettacolare. Mo lasciando stare che mo, è lo zio della mia, di mia moglie, però veramente la porchetta è seria. Quindi sei adorante da fare anche il bis più di una volta. Quello va a doppietto, solo che non ce la faccio più. No, ti vedo un poco provato leggermente. No, non sono un mangione, capito? Quindi, però poi è buona. Ti vediamo la faccia sorridente. No, a dirmi la verità, ma pure in mare non siamo mangione, però poi dopo ti lascia andare. Vabbè, ma siamo per lo stesso dopo. Vai tranquillo, tu stai nello sviluppo, poi ti vai a schinare. Ma la domino rende, sto mettendo rende, non è di latte. Comunque che bell'area che c'è. Molto bella. Io ti devo dire la verità, Enzo, lo dicevo anche a Mario durante la partita, ma anche a Natale, io l'ho vissuta proprio tranquilla. Tolto, bravo. Diciamo perché la volevo, sì, è vero, la promozione lì a Benevento, perché nel 2019-20 è successo quello che è successo, non lo ripetiamo ancora una volta, però dicevo, vabbè, se non va, prima o poi succederà, perché questa squadra comunque l'avrebbe, per me, già cioè, conquistata, senza problemi. Io ho avuto problemi, magari solo un pensiero negativo dopo Catania, devo dire la verità, e anche... diciamo ecco, anche dopo Monterosi, quelle sono state le due partite che mi hanno lasciato un po' così lì per lì, un po' così a pensare, dice, ma ce la facciamo o meno, però anche col Foggia sì, è arrivata la sconfitta, però ho visto la squadra che, ma anche col Catania ha giocato, dico, però non so, quella partita mi ha colpito un po' troppo forse, psicologicamente. Io quando sono stato colpito ci ho avuto, avuto l'aiuto da casa da parte di Mario Di Capua. Mario riesce ad analizzare, ormai è diventato il mio psicologo, riesce a veramente mi aiuta ad essere più riflessivo, sai, a razionalizzare un pochettino la situazione. Io la vivo troppo con pathos, quindi una cosa, io o vado a mille o vado in depressione totale, ci voglio nell'exodan, quindi veramente Mario quest'anno è stato qualcosa di importante nel vivere questo campionato. Ci siamo confrontati più di volte quotidianamente per tantissime cose. Devo dire che la USAB mi ha fatto trovare veramente un amico, perché veramente è un ragazzo splendido, si sa comportare. Uno aiuto. Ma siamo parlati di Mare di Capo, sì. Che bella dedica, bellissima. Si è accapponata la pelle. È Salvatore Cimmino che ti sta rispondendo, Enzo. Ma lasciamo stare, tendiamo un bello pietoso che si è abbonato alla direttiva. A te serve uno bravo per davvero. Sì, perché Cimmino, diciamo che è quello che subisce i miei sfottoli, uno dei tanti che è veramente tra di noi, che se vuole pure entrare in diretta può anche entrare in diretta, mi farebbe piacere, infatti mi sono preso già la procura dal figlio, ma lui non lo sa. Vai Massimo, dimmi. No ragazzi, io volevo cedere il posto a qualche altro tifoso che va vuole entrare in trasmissione. Vi volevo salutare, vi abbraccio, vi ringrazio tutti veramente per tutte queste emozioni che ci avete fatto vivere, ecco, voi cinque. Eccolo lì Marcello. Presente per vedere la propria squadra del cuore, sempre Forza USAB, quindi lo leggiamo proprio mentre tu ci saluti. Eccolo là. Allora ragazzi, veramente vi abbraccio e vi seguo. Vi seguo giovedì con la trasmissione. Bene. Grazie, d'accordo? Grazie Massimo. Un bacio a tutti, un abbraccio. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ringraziamo anche Massimo. Bravo di Salvatore, Mario. Di Salvatore a Trieste. Di Salvatore a Trieste. Vedi un po' che ci sta qua. C'è anche qualcosa che arriva da Trieste. Con una foto di
di un balcone, non so se è quello di Salvatore o di qualcun altro triste, però cioè, ce l'ha mandato Salvatore. Questa è la foto del balcone di Tonino da Amendola. Ah, ecco, vedi, ce l'ho detto da Amendola. Tonino Amendola, l'ottimista per eccellenza. Tonino Amendola, per esempio, è un altro che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, non lo deprima nulla. Veramente complimenti pure a lui perché ci crede, ma convinto proprio da novembre. Non so come abbia fatto. Devo aggiungere una cosa a quello che diceva Enzo, e lo ringrazio per le parole troppo buone. Però quest'anno era la squadra, Lovisa, Pagliuca, i giocatori e la società come si è organizzata già da luglio. Io già a luglio dicevo Enzo che vedevo qualcosa di diverso a tutti voi, anche quando parlavamo tra noi sul nostro gruppo. Certo. Perché si vedeva un qualcosa di diverso, ma soprattutto i ragazzi in campo, il mister, Lovisa e tutti coloro attorno, le fan, non ne nomino tutti perché non ci sarebbe bisogno di tempo, però era quello che mi rendeva tranquillo, che altre volte, magari l'anno scorso, ero un po' meno ottimista. In generale. Vabbè, diciamo che anche noi eravamo ottimisti, sì. Però mai pensare vittoria del campionato. No, quello di fare i playoff, fare un bel playoff, no, ma effettivamente siamo tre giornate di anticipo era imprevedibile. Però dobbiamo dire pure una cosa: Pagliuca chi lo conosce? Io appena mi hanno detto Pagliuca sono andato a vedere l'ex portiere della Sampdoria. Sinceramente, appena abbiamo preso Lovisa, 27 anni, ero convinto che avevamo fatto Marra Cutrupi 2, perché veramente mai pensato. Io poi ho avuto il piacere di parlarci un paio di volte, ma c'è una preparazione che ho qualcosa. Di pazzesco, ma ho l'età, non è vero che ha 27 anni e facciamo il fatto di 28 anni. No, però ma la cosa veramente... che mi ha lasciato impresso, diciamo, ieri, poi lo vedete anche dal video, è che ieri parlava sì della promozione, però a differenza del padre che era più euforico, come ho fatto nero suyo, come dicono le persone, stava lì con un piccolo sorrisetto accennato, quasi a dire adesso prima parlavate, avete visto che siamo stati capaci di fare, perché lui un po' lo sa che anche noi un po' il merito è sua in maniera importante, ecco, come compagni, ragazzi, tutto ok, ma c'è anche lui questa vittoria, sta anche i sacrifici che cosa ha fatto durante l'anno per mantenere il gruppo compatto, perché la diciamo, ecco, le promozioni sono generate anche da due direttori sportivi, uno un po' più giovane, ecco, come diciamo Lovisa, e un altro in passato invece Ginopolito, meno giovane ma molto carismatico, con diciamo modi di ragionare diversi. Entrambi sono stati vicino alla squadra, hanno fatto da scudo la squadra, si sono presi, hanno assorbito tutto, perché questo ragazzo, cioè, davvero sta lì e ripeto, non che è asettico, però lui sa che ora deve godere il momento, però sa che al primo errore questa promozione verrà cancellata subito. Cioè, è un ragazzo che a 28 anni già sa come funziona il tutto, quindi non lascia andare troppo all'entusiasmo, sta sempre lì concentrato su quello che comunque deve Mario fare. Comunque Mario, sto ricevendo delle minacce in privato da Tiziano Valle, che mi dice: vedi che ti ho detto pure dei 75 punti 3 mesi fa. Tiziano, è vero, sta cosa qua è vera. Mi sta minacciando dicendo dillo. Ci sta salutando anche Alessandro Tognarini, grazie alla passione, la conosco anche nelle serie minori, mi emozionate sempre. Vabbè, Alessandro, tu ci hai emozionato con il gol che hai fatto, vabbè, diciamo quello lì dell'inaugurazione del 20 lo ricordiamo tutti, contro l'Avellino, guarda caso, però ce ne sono tante altre situazioni, davvero, ecco, tutti quelli che sono passati per la Juve Stab, tranne qualcuno, ci ha sempre emozionato, e Alessandro fa parte sicuramente di quelli che ricorderemo per sempre, assolutamente. Poi ecco Enzo Boccia che dice: c'era uno, ecco, è l'effetto della porchetta, riferito sempre a Enzo. Era un doping. Aggiunge: dice, ma poi Lucenti tutto a posto ieri sera? Lucenti è colui che è stato espulso dalla panchina. Oggi il giudice sportivo ha emanato le nuove multe, le nuove USAB 3.000 euro, 1.000 euro solo a Benevento. Vabbè, Benevento è provincia, USAB invece la città di provincia. Perché di là poi hanno fatto, di là invece hanno fatto cori tutti quanti. Ho sentito Castellammare puzzo di pesce, per dire solo una, no? E quello però l'hanno anche sentito, altre, anche altre. Abbiamo sentito solo lui. Forse la destro non.
non hanno però sono ridicole queste multe, sono ridicole perché ma uno per sfottere dall'altra parte, che dovremmo dire? Beneventano sciocco, cioè cretino, 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 forse ci andiamo, cioè, ma che sfotto deve essere? 500 euro. Cioè, capo ieri alla fine Benevento non mollare, è stata grande proprio alla fine, quando loro tutti quanti zitti, noi abbiamo fatto Benevento non mollare, bellissimo. Intanto Tiziano Vale ti saluto, un saluto a tutti tranne a Enzo Stress. Poi continuiamo con ieri siamo riusciti a fare la doppia live per qualche secondo, qualche minuto, perché non siamo riusciti, però Tiziano come sempre abbiamo fatto un bel viaggio insieme, sempre nei momenti importanti c'è. Maurizio Volo che dice veramente anche lui su Piano dopo US Tabia Turis si fece una previsione a mare di Capua, quindi diciamo anche lui si prende i meriti di qualche previsione e lì facciamo la corsa lì proprio per arrivare anche quella sera. A sabato gli dico che può entrare quando vuole anche adesso perché è uscito diciamo Massimo, quindi il posto c'è, quindi il codice ora gli giro ho girato in privato Mario perché lui per scaramanzia direttore io dovrei quasi andare via, quindi se siamo verso l'assist magari mi dici tu lo lancio. Allora facciamo così, mandiamo l'assist, nel frattempo cerchiamo di recuperare a Cimino e poi ricordo anche una cosa che ieri caso ha voluto che fosse anche sarebbe stato il compleanno di Lello Persi, quindi l'altra diciamo data che evidentemente fosse scritta una persona che ha dato anche di Jacopo Petrucciolo. Ma secondo me due grandi stabilizzi ce ne saranno tanti diciamo che possiamo ricordare Lello Persi, che solo perché è uno degli ultimi che ci ha lasciato e che comunque ha dato tanto alla Juve Stabia proprio a livello fattivo, perciò diciamo me lo ricordavo e vabbè comunque diciamo ripeto adesso godiamoci questo momento, sicuramente tutti questi saranno là lassù a festeggiare per questa promozione. Vai Daniela, facciamo un assist, non facciamo però sempre il solito, dai. No, allora direttore ieri penso no perché che la... che si sia portato un po' sfiga. No, ieri penso che l'avete visto tutti, era presente lì a Benevento anche il padre di Michele Picardi, un padre presentissimo dallo scorso anno, almeno da quando io l'ho potuto vedere, che si è molto commosso per questa promozione diciamo in Serie B, pur consapevole che il figlio diciamo ha poco spazio in campo. E allora a lui, ma a tutti i padri come lui, dedico questo assist, in particolare ai ragazzi che hanno giocato pochissimo, quindi anche al padre, assist... padre di Pagliuca certo mi ha stupito, c'era anche la cognata di Biancolino, la madre di Pagliuca mi ha stupito, bellissima. Comunque detto questo su assist di Folino, gol di Picardi, ciao e buon proseguio a voi. Ci sta ha segnato Picardi in coppa. I tuoi veicoli sono un problema? Ti tolgono il tempo e ti stressano? Stai cercando qualcuno che ti aiuti? Schettino Group è il posto giusto per risolvere tutti i tuoi dubbi. Trasferimenti di proprietà in tempo reale, immatricolazioni nazionali ed estere, tasse automobilistiche, fermi amministrativi, RC Auto e per tutte le altre pratiche. Centro revisioni di qualsiasi tipo di veicolo in sede, consulenza trasporto merci in conto proprio e conto terzi, officina meccanica, tagliandi auto con ritiro e consegne a domicilio, installazione impianti GPL e metano, scuola guida con corsi personalizzati, rinnovo e rilascio di qualsiasi tipo di patente. Novità? Vendita auto nuove usate a chilometri zero. Questa è la vasta gamma dei nostri servizi, per i quali da 20 anni ti offriamo professionalità, dinamismo, competenza e amore del lavoro. Corri da noi e scoprirai un mondo di servizi a tua disposizione. Siamo a Castellammare di Stabia a Torre Annunziata. Scopri sul web la sede più vicina a te. Sito www.schettinogroup.it, Facebook e Instagram Schettino Group. Telefono 081 537 0547. Schettino Group, un mondo di servizi per te.
Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con EuroAnsa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? EuroAnsa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854 oppure allo 081 189 46 087. Caffetteria Le Sorgenti non è solo caffè. Da oltre 20 anni è una garanzia a marchio stabiese. Da noi puoi trovare tutto per una buona colazione, un gustoso soft lunch, uno stuzzicante aperitivo o un semplice drink. Per ogni momento della tua giornata, quindi, scegli Caffetteria Le Sorgenti. Crea il tuo cornetto preferito, puoi farcirlo con gustose confetture e creme. Se la vita ti stanca e hai bisogno di una pausa, vai alle Sorgenti e ricaricati di gusto. Ci trovi in Piazza Spartaco a Castellammare di Stabia. Per ogni tua voglia puoi contattarci allo 081 870 5050. Ti consegneremo a casa le nostre prelibatezze. E ritorniamo in diretta. Là, diciamo, ecco, qualcuno ha parlato di Lucenti, ma ecco, io non mi ricordavo se era Lucenti, infatti non è Lucenti, ma era Carbone, Riccardo Carbone, che è stato diciamo espulso. Fra l'altro, parlando con anche con chi, diciamo, seguiva un po' la US Stab, sai, nelle situazioni, nelle relazioni con le altre squadre, non voglio dire il nome, perché poi è giusto così, ci ha rivelato che molte volte, purtroppo, in trasferte ci sono personaggi che fanno gli amici e poi alla fine, quando poi ci sono situazioni particolari, invece si dimostrano nemici. Per questo è nato anche questo parapiglia, per alcuni atteggiamenti. Sicuramente Carbone non è stato morbido, ma dall'altra parte pure c'è stato un atteggiamento poco riguardoso nei confronti di, diciamo, ecco, della panchina, dei componenti e tutto. Quindi perciò è nato questo parapiglia da persone che prima, inizialmente, ripeto, erano, sembrava c'erano preoccupate, venite qua, venite là, sai, in maniera amichevole, e poi, ripeto, sono i primi ad aizzare per cercare di creare qualcosa che poi è stato comunque una vergogna vedere, diciamo, ecco, alla fine. Mario, comunque, diciamo che poi tutto è nato anche dalla mancata restituzione. Sì. Lascia la scintilla di là, di qua dice un'altra parola, io te ne dico un'altra, poi, ripeto, tu prima sei stato amichevole, poi invece o sei più in una certa maniera, è normale che io dico ma, cioè, non sei onesto, non sei uomo, questo discorso. Quindi poi era tutto questo parapiglia, Giovanni, hai fatto bene, però a evidenziare ancora una volta che tutto è partito non da Riccardo Carbone, neanche da questo personaggio, perché poi a mister Gaetano Auteri bisogna ricordargli che, come lui si lamenta che poi le squadre negli ultimi 15-20 minuti non giocano più, e io ridico ancora, vorrei vedere a parti invertite il suo grande Benevento cosa avrebbe fatto in quella situazione, la mancata restituzione del pallone su un avversario che sta a terra per infortunio è un antisportivo enorme, è una situazione antisportiva che al Benevento sicuramente non ci azzecca niente, per una squadra che giocava in massima serie fino a qualche anno fa, comportarsi in questo modo, e poi da quello è scaturito tutto quello che stai raccontando tu. Quindi c'è una ragione ben precisa per cui è nato tutto. Poi ci sono ex calciatori con tanto di barba che indicano non ridare il pallone. È lì che si sbaglia, è lì che non si è professionale, è lì che non si è calciatori al 100% e non si è neanche uomini. Questo ha fatto le spese anche Pino Di Maio, che poi doveva accompagnare Riccardo giù e si è trovato in un ulteriore parapiglia, perché poi, ecco, non è finita solo lì, diciamo, sotto gli occhi dell'AVE, ma anche nel tunnel. Vabbè, ma queste sono situazioni, ripeto, di tensione che capita un po' dappertutto, però ecco, lasciano sempre e comunque qualche riflessione da fare. Però Mario, a Castellammare non capita mai, come mai? Si attendevano i visigoti e gli unni in curva. Bravi, poi dagli anni, mille persone per bene. Però quando siamo usciti, i poliziotti ci hanno fatto i complimenti. Cioè, veramente si aspettavano chissà chi doveva arrivare lì, ed invece, cioè, non c'è stato un petardo, però, non c'è stato nulla di nulla, tranne il solito sfottò. Mi dispiace che Auteri c'ha solo una cosa buona, che è nato in provincia di Siracusa.
basta. Poi, veramente stavo parlando prima di Salvatore Cimino, no? Qui, magari lo facciamo entrare nel vivo della discussione. La moglie gli ha dato l'out per entrare. No, ecco, lo so, poi vediamo. Salvatore diceva che di mezzo, buonasera, ti ha dato la Ciao ragazzi, buonasera a tutti, soprattutto al neomelodico Rubicondo. Come si fa? Anche neomelodico. Ah, non lo sapevamo questa sua qualità. Io dai Caselli ci siamo organizzati 4-5 macchine a mettere la stessa canzone, il ballo del cavallo, e non ti dico che si è scatenato, perché poi si è bloccata la sbarra. Un'immagine pietosa, un'immagine pietosa del tipo Stabiso. E poi so che è una delle tue canzoni preferite, Sasà. Sì, l'ascolto meno andare a dormire. Sasà, terza promozione in Serie B, io lo chiedevo pure prima, cioè nelle altre puntate, qual è la più bella? Io escludo quella 2010-11 perché per me quella, essendo la prima, ha un sapore diverso, non è paragonabile. Ma a questo punto, più bella 2018-19 o più bella questa 23-24? Mario, io tu lo sai, ho l'amore per la prima promozione perché è la prima che ho visto dopo 60 anni. Però secondo me tutte le promozioni sono belle. E questa mi è piaciuto il fatto che noi abbiamo schiacciato il campionato, abbiamo schiacciato avversari di cui io temevo il Benevento fino a qualche giornata fa, sono sincero, io ho temuto anche di una potenziale rimonta del Benevento, perché il Benevento sulla carta è un organico di tutto rispetto. Però la Juve Stabia dobbiamo dire i fatti e soprattutto i numeri. La Juve Stabia non è mai stata superata dalla quarta giornata, ha fatto le prime due giornate in testa alla classifica in compartecipazione, la terza non era in testa alla classifica, c'era la Turris a 9 punti che poi è crollata, dalla quarta in poi sempre in testa alla classifica e mai più seconda. E il distacco è aumentato man mano fino a diventare incolmabile. Cioè, c'è solo da alzarsi in piedi come si fa a teatro ed applaudire, perché quella di Pagliuca è stata veramente una macchina di guerra. E quello che mi impressiona è che la Juve Stabia ha subito un paio di stop, tipo la serata shock del Monterosi, che avrebbe potuto minare gli equilibri di chiunque, la serata shock ancora due con il Brindisi. Lì avrebbe potuto minare gli equilibri della squadra, sottoporre a stress da prestazione, da sentire il fiato del collo sugli avversari, ed invece no, la Juve Stabia si è sempre rifatta dopo una sconfitta, e si è rifatta anche con gli interessi, quindi c'è solo da applaudire una Juve Stabia grandiosa. È un termine anche che sminuisce l'impresa della Juve Stabia, dire grandiosa, perché veramente abbiamo fatto quello che volevamo, un campionato che secondo me non è un campionato scarso come dicono a Benevento, perché stamattina leggevo dei vostri colleghi di Benevento che dicevano che la Juve Stabia onora la Juve Stabia che ha vinto un campionato scarso. E lì già mi faccio una domanda e mi do anche delle risposte. Ma se il campionato è scarso, perché non l'hai vinto tu? Certo, sono ancora più scarsi, questo è il problema. È sicuramente ipocrisia. La dimostrazione che non sia un campionato scarso te lo dà anche la finale di Coppa Italia di Serie C che c'è stata pochi giorni fa, dove il Catania praticamente ha eliminato il Padova, ha vinto la Coppa Italia. E il Padova sappiamo che nell'altro girone è tra le prime squadre, insomma. Quindi è la seconda. E il Catania nel nostro girone invece sta cercando di evitare i play-out. E quindi è tutto dire questo. Sulla qualità di questo campionato. Io credo che sia solo ipocrisia. Sì, ipocrisia, e come dico da Bolzano, secondo me stanno facendo il ruci che la mano ha storto, perché non se lo spiegano. Cioè, a volte quando parlo con loro, con le esponenti di queste rivali, dicono, ma poi era un continuo, si è rotto il giocattolo, tra poco vi fermate, non ce la fanno più. È impossibile, siete fortunati. Non sapevano più cosa inventarsi, veramente. Cioè, e invece veramente è stata una macchina da guerra. Il 19 giugno è qualcosa, come ha detto Salvatore, di indelebile, perché è qualcosa che, sai, dopo due spareggi persi, eravamo convinti che anche lì dovevamo subire la manna dal potere e così via.
questa qua è stata qualcosa di inaspettato e ancora più bello. Infatti c'è Giovanni Pozza che dice: non c'è paragone con quella del 2019, questa Juve Stabia ci ha fatto piangere di gioia, questo è il suo pensiero. Poi c'è Mam Ant che dice: un saluto ai due leopardiani. Sì, c'è stata una guerra negli ultimi due mesi. Sì, Antonio è un po' maravuttolo. Antonio è un po' maravuttolo. Ah, diciamo che è triestino, dai, pure lui si è infettato. Comunque hai messo solo la bandiera di Antonio, la bandiera mia non l'hai fatta vedere. Hai messo quella la bandiera lo sa voi, sabato. Si vede malissimo dalla foto e da sotto. Appena ce la manderai meglio, non la ci vuole un po' più di qualità. Però non si vede proprio bene nel mettere per questo. Però poi c'è Giuseppe Anna, dice: un abbraccio a voi tutti. Lovisa non ha fatto trasparire le proprie emozioni perché già stava pensando che Rubicondo inizierà già ad aprile a Barcellona per conoscere notizie di calcio mercato. Come sportiva e professionista con la P maiuscola, perché la vittoria del campionato per lui rappresenta già il passato, è proiettato nel futuro, programmazione e competenze per costruire qualcosa di solido affinché la Serie B gialloblu non sia soltanto un'apparizione fugace. Comunque ha ragione, Lovisa mi ha messo in difficoltà. Cioè, veramente ci ha messo in difficoltà Mario Menetti e Timone, veramente siamo riusciti a capitare qualcosa solamente con Adorante e Piero Bono, ma perché Adorante e Piero Bono ci avevate l'informatore mio informatore era Andrea Vallocchia e il mio l'ha detto stampa di Triestina, quindi l'ha detto stampa della Triestina. Però per esempio a giugno, luglio, agosto l'ho visto, mi ha fatto pigliare proprio i gocci nel vagino, proprio, cioè non ne beccavo una, veramente un grande anche dopo speriamo speriamo di non beccarle sempre, quindi sì, che poi infatti adorare. È stata la tattica di dire che prendevamo Dubic, ma perché il centrale del Picerno, come si chiama? Allegretti. Che chiamai Albadoli, un problema a dicembre interno, e quindi lì è stato che campionato. Comunque oggi ho saputo una cosa in più: Adorante era promesso sposo della Juve Stabia a luglio. Sì, già in estate. Ma la Triestina non l'ha liberato. La Triestina secondo me la Lega e i tecnici che si fanno solo gironi andate, vince uno campionato. Finisce il campionato. Il manifesto superiore di non più. Ma voi immaginate durante da inizio campionato? Sì, ma intanto diciamo una cosa, Mario, vedi un poco che ci sta. Se vuoi te la metto io al volo, così non ti faccio perdere tempo. Guarda qua che c'è su questo balcone. Bello, questa è poesia, non so di dove sia, magari se ci vede ce lo fa sapere. Questa è pure annunciata centrale. Uno so di tre piani, bellissimo. Che cosa che hai detto, Enzo? Scusami. Torre centrale. Poi Sabbia Miche dice: stasera è una trasmissione ricordi di chi non c'è più. Mio padre, catanese di origine, era uno stabiese acquisito, conosciuto con lo soprannome O Siciliano. La passione per lo Stabia ci porta ovunque. Io sono conosciuto con i colori gialloblu, con Massimo e Fratelli d'Apice, uniti con la gioia di vivere la spensieratezza. Un abbraccio e buona serata. E Ho capito adesso chi è Stabia Miche. Se non mi sbaglio, chiama Marcello, fai carabiniere. Lavora nei mezzi pubblici. Mi ricordavo un ragazzo del Parco Azzurro, per questo. C'è Alessandro Fantaccioni che è di Castellammare, fa il carabiniere, però non diciamo sempre in zona lontano, ma non è lui. Poi Juve Stabia top now, e dice: complimenti per la salvezza conquistata, è stato bellissimo. Sì, e quindi abbiamo messo il nome sotto. Sì. Poi Rosario Bonifacio dice: salve, sono malato della Juve Stabia, seguo la Juve Stabia da quando avevo 6 anni, ricordo ancora la mia prima partita di Juve Stabia, Formia 2-2 nel 92, doppietta di Lunerti, ho pianto nel 94 e nel 99 per le finali perse, ma ci siamo ripresi tutto e tutti questi anni brillanti. Auguro alla Juve Stabia tutto il bene possibile e chissà il futuro cosa ci potrà riservare. I sogni sono fatti per essere realizzati.
Complimenti alla Juve Stabia, dirigenza organizzatissima, staff eccezionale, squadra forte. Questo è, diciamo, un po' il pensiero. Poi Daniela Avagnano che dice: ci fai i complimenti, grazie. C'è Domenico Silvestro, ecco, Juve Stabia, lezione di vita, onore a voi. Come sta? Con la chiave, con la chiave. Come diciamo sta? Che, io mi sto diciamo preoccupando, però, per già le prossime partite. Ha cambiato le registro. Vabbè, dai, perdiamo la super coppa, dai, non fa niente, dai. Comunque io sono convinto che Domenico Silvestro sarà della zona di del centro antico. Questo ci sta prendendo per i fondelli a tutti quanti. No, tu dici no. Robin di certo, no? Non lo so, lo vedo troppo furbo, secondo me qualche stabile che diciamo il nostro motto è tutto compromesso la sconfitta motto con interno, ma lo è ancora. Per la Supercoppa vale. Sabato Santo, buona serata a tutti. Poi Massimiliano Alisa Giordano, mitico Enzo, mentalità da parte tua. C'è Raffaele Esposito, ragazzi, comunque ieri sera quei 5 minuti di recupero erano da batticuore, che poi sono diventati quasi 10 per il fatto del tempo perso, quindi davvero non finiva più. Poi Marianna Napolitano, ed io che non avrei mai immaginato né che la Juve Stabia andasse in Serie B, né che io mi sarei sposata. Ahimè, mi tocca, come mi toccheranno anche tutte le trasferte al nord. Cosa buona e giusta. Vabbè, magari la facciamo divorziare al nord. No, scherzo. No. Ci pensi tu? No? Non lo so. Tu che sei avvocato, magari ci fai tu qualche carta. Poi Massimo Becci, complimenti per la live card di ritorno, emozionantissima, emozionantissima. E quindi grazie per i tuoi complimenti. Poi c'è Massimo Maurizio Molenzo, ma potresti fare coming out con gli Ari di Capua? Forse Mario, ha sbagliato. È un caro amico, siamo felicemente sposati tutti e due. Io non mi posso permettere. Rubicondo già una relazione segreta con un calciatore della Juve Stabia. Mario, vedo collegato anche un altro amico, collega, ma anche tifoso di tutto di più. Stiamo parlando di Gianluca Apicella. Buonasera Gianluca. Buonasera a tutti. Gianluca. Inviato Gianluca. Buonasera 2010-11. Gianluca ci fa vedere il mare. Sta al posto di Benevento? No, questa è la mare, questa è la mare. Da Itaca. Al circolo Lauro. Da Itaca, giusto? Esattamente. Sì. Da Itaca, sembrava il posto di Benevento. Ecco Gianluca, sì. Tu hai pianto nel 2010-11 e tiri una foto in cui hai pianto. Nel 2019 non è che l'hai trascorso semplicemente senza problemi. E queste che hai fatto? Ho pianto lì. Gianluca Rubicondo, Romano Fariscello piangono sempre. Ma come fai a non piangere? Cioè dovresti avere veramente. Ci sta. Come fai? Pianto pure io. In silenzio, in disparte. Se non metti a piangere, vuol dire che a posto del cuore c'è una pattumira. Bravissimo. I mottini. Come qualche arbitro del passato, No, ma io penso una cosa, alla fine stamattina abbiamo visto con Toffis e Buglio, ma era di stamattina la foto. È Buglio, sì. Sembra Circolo Verde. A chi c'è vicino a te? Prima hai dato la regolare a qualcuno, chi è? Dionisia? No, c'è Gianluca. Ciao ragazzi, buonasera. Gianluca Meroni. Eccolo qua. Buonasera con una B molto grande, ragazzi. È Gianluca. No, io dicevo una cosa sul fatto delle lacrime. Ho visto di recente un documentario che raccontava un po' la carriera di Batistuta. Disse: alla fine un calciatore piange, un atleta piange quando raggiunge un traguardo perché pensa che se l'è meritato, perché in quel momento non pensa ai momenti belli, ma pensa a tutti i momenti brutti, tutto quello che è passato. E allora il pianto più che altro è una liberazione. Hai ragione.
è una bella considerazione se... psicologica. Questa è una bella. Infatti, ieri pensavo anche a Bernardo. A Bernardo pensavi? Che è una, ragazza Bernardo. No, no, uguale ragazza. Dopo mi mancano Luca Ambaruto. Mamma mia. Leggiamo tre messaggi, così li cancello un attimo, voglio leggere tre messaggi. Francesco De Martino, sera a tutti, forza Sabbia sempre. C'è Ciro Zacchi e maestro Ciro da Vicenza, stiamo già preparando le trasferte. E poi Giovanni Mozzo, possiamo racchiudere in amore a prima vista, quindi tornando un po' al discorso della Juve Stabia. Gianluca, dici? No, però stavo dicendo che quest'anno, però, lo devo anche ammettere, di sofferenza ce n'è stata poca. C'è stato forse solo preoccupazione in qualche partita, però diciamo, ecco la cosa di questa squadra, no? Che nel momento in cui è nata quella piccola preoccupazione, che poi io personalmente ho tenuto in me stesso senza esternarla di fuori, no? La partita dopo subito è arrivata la risposta che ti ha messo subito serenità. Diciamo la bellezza di questa squadra è stata questa: allo scivolone o comunque al risultato negativo, alla preoccupazione, è subito, diciamo, è uscito fuori subito l'episodio che non c'è stato bisogno di male di capo per me, ma c'è stato bisogno di vedere un po' la Juve Stabia giocare e dire ok, è già passata questa, possiamo dirlo? No, ma assolutamente sì, anche perché proprio prima facevo questa considerazione con Salvatore Pellegrino, dicendo quando siamo andati in Serie B con Fabio Casetta, io ho avuto paura di perderlo quel campionato, perché tu è vero che hai fatto la partita stellare con il Trapani e la partita stellare del Lentini, ma prima ricordiamoci Vicenza, il pareggio a Monopoli, il pareggio a partire senza fare un tipo, rende i viti, rende dove ha vinto con un calcio di rigore, il pareggio della parete. Ad un certo punto la forbice era diventata stile. Tu oggi invece, se volevo parlare proprio di risultati negativi, ho visto una brutta questa solo a Catania, solo il primo tempo di Catania la squadra non mi è piaciuta. Io a Foggia abbiamo perso, mi a Foggia applaudito, perché là è stata proprio la classica fortuna dove ti è girato tutto storto, due mezzi di due gol tra l'altro, ma pure la stessa partita di Catania, cioè sì, sono considerazioni da fare. Sono stagioni e campionati diversi, stagioni e campionati diversi che ti fanno vivere diversamente. Ragazzi, ho assistito a una scena stupenda in questo momento. In poche parole, c'era uno scudetto col numero 3 appeso al corso Vittorio Emanuele. Scende lo scudetto numero 3 e vengono appesi due maxi scudetti, uno con la B e l'altro con lo scudetto della Juve Stabia. Sembra quando i russi hanno liberato Berlino, ci hanno tolto la svastica e ci hanno messo la bandiera. Che paragone. Muro di Berlino. Bella. Enzo, però intanto Marcello ti dice sì, Enzo, ti ricordavi bene, sono cresciuto nel parco. Allora è lui. Quindi sì, ti ricordavi male il mestiere. Il padre era un grande, veramente una grande bravo, me lo ricordo tutto là sulla bici, e ogni tanto ci fermavamo a parlare di questa. Malgrado era catanese di nascita, veramente era diventato un malato della Juve Stabia. Lui, Ciro Di Stefano e tante altre persone del Parco Azzurro, che veramente del Parco Azzurro erano stabiesi a fatti e non a chiacchiere come qualcun altro. Sì. Poi c'è Angelo Cannavacciolo che si proietta già in futuro, si può provare a vincere la Supercoppa di Serie C, quindi se l'abbiamo messo in chiaro anche con il mister. E poi dice Massimiliano Alessio Giordano, Enzo mentalità, quindi queste per la Supercoppa di Serie C è bello per noi residenti al nord un assaggio di quello che sarà il prossimo anno. Dovremmo giocare o a Cesena o a Mantova, quindi una delle due. Ma anche per mettere in bacheca un trofeo che non abbiamo ancora, perché la Coppa delle Serie C l'abbiamo. Ci manca la Supercoppa, lo mettiamo lì, magari ecco come trofeo. Infatti c'è un buco da tappare, quindi sarebbe cosa buona e giusta. Intanto Gianluca, si può fare. Gianluca, al Circolo Velico, hai anche le foto del balcone Merolla e del Circolo Velico col balcone. Allora fa la cosa, mandale tu, perché così non esco dai commenti, altrimenti... Eccolo qua, questo è il Circolo Velico.
E lo facciamo vedere, grazie anche a Gianluca Merolla che ci ha mandato le foto. A pieno vento. Sì, stamattina. E poi questo è il balcone al viale, a via Regina Margherita. E quindi il bandierone in diretta con Gianluca che è proprio lì. Molto bandierone. Esatto. C'è un balcone a via Catello Fusco, c'è diffidato presente. Ah, mamma mia. Bellissimo, è vero. Spettacolo pure questo. No, ma vi posso dare una notizia che stanno facendo dei begli addobbi proprio in questo momento dove sta il palazzetto del mare. Zona Sobis K2, questa zona là, quindi vediamo, magari domani mattina, potremmo già vedere. Stati ragazzi che stanno lavorando. Io spero che con la partita col Crotone Castellammare sia bella addobbata, perché deve essere un crescendo. Per me sono ancora poco le bandiere e i striscioni. Ci vuole ancora un po' di colore in più. La città deve essere colorata un po' di più. A me dispiace proprio per il centro, il lungomare. Dispiace per il corso Vittorio Emanuele. Al momento, togliendo sta poesia che ho assistito, però proprio al centro, a Piazza Spatto, che siamo coperti, perché sicuramente l'Andrea delle Sorgenti, secondo me, farà la facciata a tutti i palazzi. Però via Roma, proprio il centro, sembra che la cosa sia passata quasi come scontata, mentre invece il rione Cantieri Metallurgici è qualcosa di stupendo, veramente bello, via Galeno molto bella, sono quartieri che veramente si sono organizzati. C'è Giovanni Ponza che dice adesso dobbiamo battagliare un po'. Non ho capito. Dobbiamo battagliare un po' da questo. Dobbiamo colorare questa città. Premere un po'. Sì. Dobbiamo dire. C'è un peccato che bisogna premere, perché fino a qualche anno fa si imbandierava da sola molto prima. Non so se ricordate, già qualche settimana fa. Era solo scaramanzia, è qualcos'altro che non va e che bisogna migliorare. Abbiamo i nemici in casa. Lo dico da sempre. Come diceva Totò, la serpenzino, E poi continuava però la frase. Vabbè, fermiamoci da ciò. Però fermiamoci un attimo pure con i messaggi, perché ci sono dei numeri, no, che inquadrano la stagione della Juve Stabia. Li ha realizzati per noi, come sempre, il nostro cyborg, parola di Massimo D'Apice, appellativo di Massimo D'Apice. Iniziamo a leggere la prima scheda per capire un po' che cosa ha fatto la Juve Stabia finora. Ci sono ancora 3 partite per poter migliorare qualcosa, c'è qualcosa che è immigliorabile, l'abbiamo detto già prima, però leggiamo un po' questi numeri. Vai Natale. Sì, stasera ci soffermiamo come al solito sempre sui numeri della fase difensiva di questa squadra. Una di queste ricerche ci è stata commissionata ieri proprio da Amedeo Petrazzuolo al termine dei festeggiamenti stanotte, praticamente, che hanno caratterizzato questo ritorno in Serie B della Juve Stabia. La Juve Stabia, anche dopo la 35esima giornata di campionato, resta la terza migliore difesa d'Italia con 20 gol subiti in 35 gare, la media è 0,57 a partita. Prima sempre l'Inter, che di gol in Serie A ne ha subiti 15 in 31 giornate. Il secondo posto il Cesena, che affronteremo fra poco in Supercoppa, che di gol ne ha subiti 18 in 35 giornate. Per la Juve Stabia, con lo 0-0 di ieri, diventano 20 i clean sheet, che rappresentano il miglior risultato della Juve Stabia negli ultimi 30 anni di storia. È stato praticamente eguagliato il record ieri di Paolo Branduani della stagione 18-19, quando appunto alla 35esima e anche al termine della stagione la Juve Stabia collezionò 20 clean sheet complessivi. Il record assoluto, e qui veniamo a quello che ci ha chiesto Petrazzuolo di andare a cercare un po' nella storia della Serie C della Lega Pro, qual era il record assoluto, è quello del portiere del Sud Tirol, Giacomo Poluzzi, che nella stagione 21-22, quindi 3 anni fa, nel girone A, ha collezionato addirittura 29 clean sheet su 38 partite, subendo in quel campionato solo 9 gol, a una media di gol subiti 0,24 a partita, veramente media molto molto bassa. Per il girone C invece il record è di Fulignati, il portiere del Catanzaro dello scorso anno, con 24 clean sheet in 35 gare appunto disputate da questo portiere. Veniamo poi alla seconda scheda, sempre per quanto riguarda
I numeri della USAP stavolta per quanto riguarda lo score dei punti realizzati sono 74, come tutti sapete, in 35 giornate, quindi la media punti è 2,11 a gara, il miglior risultato comunque degli ultimi 30 anni, superato già da diverse giornate il record dell'ultima promozione della USAP nel 18-19, quando di punti in classifica dopo 35 giornate le Vespe ne avevano 72, 71 erano in classifica per il punto di penalizzazione. La USAP poi, per quanto riguarda il appunto vero e proprio rendimento di questa squadra spacchettato per giornate, nelle ultime 5 giornate sarebbe al secondo posto con 10 punti, invece il Monopoli al primo posto con 13 nelle ultime 5 gare, nelle ultime 10 troviamo invece la USAP in testa con 20 punti, l'Avellino, Benevento e Foggia al secondo posto con 19 punti, nelle ultime 15 giornate sempre USAP in testa con 31 punti, al secondo posto il Benevento con 30 punti. Per quanto riguarda poi il rendimento delle gare in casa e fuori casa, in casa prima la USAP 41 punti, secondo il Taranto con 40 punti, nelle gare in esterna sarebbe l'Avellino in testa in questo momento con 34 punti, la USAP con 33 punti. USAP che resta anche l'unica squadra in tutti i campionati professionistici italiani ad aver subito solo 4 gol nelle partite interne, nelle appunto 17 partite interne del campionato. Veniamo poi all'ultima slide, quella che riguarda appunto il rendimento offensivo della USAP, che è, dopo 35 giornate di campionato, il secondo miglior attacco di questo campionato con 52 gol. Meglio ha fatto solo l'Avellino con 60 gol. 30 di questi gol vengono dagli attaccanti, 12 da centrocampisti. Classifica degli assist, ovviamente questa settimana non si è mossa in conseguenza di questo 0-0 con il Benevento, quindi non la leggiamo. Diciamo che Davide Buglio con 6 assist si candida a essere al termine di questa stagione l'uomo assist di questa squadra con 6 assist fino a questo momento. A te, Mario. Ecco, poi 52 gol della USAP su 60 rispetto a quello dell'Avellino, però sono 52 che hanno generato punti. Perché poi L'Avellino ha fatto 10 gol in due gare, con 6-1. Quindi io preferisco magari fare 5 partite a 2-0. Poi il campionato non è ancora finito. L'Avellino con l'intoppo non va avanti, cioè nel senso l'Avellino è la squadra che vince se sta in superiorità numerica, 6-1 era 0-0 a fine primo tempo, poi superiorità numerica e stessa cosa il 4-0 superiorità numerica e via. Quindi ha fatto 5 gol a Latina anche lì con un arbitraggio abbastanza simpatico. Che lavoro che ha fatto per i Metti, uno spettacolo proprio. Nella prossima tra chi si lamenta di adesso, chi si lamenta a manca degli arbitri, ci sarà proprio un bel vedere questo prossimo derby. Noi però ci fermiamo un attimo, non per gli assist, ma perché abbiamo fatto un estratto di quello che è stato ieri, la serata di ieri, no? Almeno fino allo stadio, perché ecco, ci ha fatto i complimenti Massimo Becci, ci hanno fatto i complimenti tanti per le dirette, quelli che sono fuori diciamo la città di Castellammare, però abbiamo fatto un estratto in cui, per farvi rivivere ancora di notte quella serata. Mario, però io vi saluto. Vabbè, sì, non ti preoccupare, Renzo. Okay. Devo fare la lavatrice, se no vengo picchiato dopo. Non è vero, a me mi ha detto la moglie che lui utilizza molto bene la scopa elettrica e si fa tutta la casa. Ah, folletta è cosa mia. Questo non... I massai. Grazie Enzo, noi partiamo con il video e così Enzo. Datemi attenda a Cimino, non lo fate ritirare tardi. Ciao. Sono già a casa. Un abbraccio alla nostra città. E noi che andiamo insieme a loro allo stadio, probabilmente vediamo se ci riusciamo. Eccoci qui, passa in questo momento qualche macchina, eccoli qua, li buciamo pure il pullman
della Juve Stabia. Eccolo qualcuno, bello, bello, proprio Castellammare abbiamo raggiunto e cerchiamo di arrivare insieme allo stadio con loro. Semmai che riusciamo ad avere questa fortuna, perché chiaramente siamo in concomitanza proprio della Pullman che sta arrivando a Castellammare, ve lo stiamo facendo vedere in diretta. Intanto possiamo levare questo messaggio, eccolo qui, il Pullman in diretta, questa Pullman in cosa, ma mi ricordo qualcosa, ma Tini 2019, dove c'era proprio 19, dove c'era proprio dietro Pullman, poi l'aereo, poi quello che è successo, sembra correvole qui il traffico, vediamo se riusciamo, penso che andranno per la strada di Mirra, chiaramente andiamo anche noi, così riusciamo ad arrivare fino allo stadio e poi vivremo questa diretta ancora insieme. Eccoci qui con il Pullman che arriva a Castellammare, ci sono i clacson che suonano, compreso quello della live car. Sì, intanto chiedo a voi, qui continuano a inserirsi messaggi. Sì, allora, le mani molto grosse di chi sta cercando con tre di fare un po' di tutto. Intanto c'è l'entusiasmo che si sente anche all'esterno, vediamo un po' se riusciamo a seguire il Pullman, il Pullman fino allo stadio, quindi cerchiamo di far vedere anche i ragazzi che stanno per arrivare. De Raffaele, eccoci qui. Eccoci qua, ho la diretta dallo stadio, stanno tutti in diretta, dai. Ecco l'entusiasmo. Vediamo. Devi saltare con un bacio. Oh, ale, ale, oh. Sì, ma il sabato. Mario, l'entusiasmo qui allo stadio mente. Mario, è troppo bello. Non si può descrivere, davvero ci aspettavamo dopo 4 anni, ripeto ancora una volta, 4 anni lunghi di attesa per di nuovo questa Serie B. Un po' a casa, è vero, godiamoci questo momento, questa Serie B non la dobbiamo perdere più, Mario, non ce la dobbiamo far sfuggire più, perché è troppo importante, per Castellammare, per tutti, perché è troppo bello Mario. Bellissimo, sì, davvero un sogno bellissimo che stiamo vivendo qui allo Stadio Menti. Stiamo cercando di dire l'entusiasmo con, chiaramente siamo con lo stesso che avevamo nella live car, praticamente con ininterrotti. Andiamo a vedere se riusciamo a vedere qualcun altro qui all'interno dello stadio. Salutiamo anche gli amici di SS Stabia. Questo è tutto l'entusiasmo. E attenzione, arriva la squadra in campo. Eccoli qui, i grandi protagonisti. In campo! La Juve Stabia entra in campo! E non è purtroppo i bambini! Grande emozione all'interno dello stadio Menti! E dentro! Ecco qua! Vanno tutti in campo, questa è l'emozione dello stadio Menti, eccoli qui, grande emozione del mezzo.
tutti in campo. E questa era un'immagine, Mario, no? Con te con il tablet che giravi. È stato bello vedere anche tutta la squadra, Salvatore, Gianluca. Gianluca era lì con noi, l'abbiamo anche visto inquadrato in un attimo, no? Vedere proprio il giocatore con queste torce gialloblì, no? Di entrare in campo, è la prima volta che vedo una cosa del genere. È stata bella, una bella coreografia questa, possiamo dire. Sì, allora, innanzitutto io penso che il legame con i calciatori o la tifoseria sia veramente stretto, perché c'è intesa, c'è feeling dal primo giorno. Poi ovviamente i risultati hanno cimentato tutto questo, e ormai, insomma, io ho visto anche Piovanello salire sulla traversa, ricordandomi un po' Gennaro Scogliamiglio che salì anche lui sulla traversa, se vi ricordate, nella prima promozione. Con tanto di cambio di mestiere si è messo a fare il capo ultras per qualche mezz'oretta a Piovanello, e diciamo che il legame adesso è molto importante e rappresenta un capitale, questo legame, perché questo legame è da sfruttare anche per il prossimo anno, perché è un capitale da sfruttare, da tenere per i momenti difficili. Sì. E soprattutto io penso che io sono come voi, alla fine ho preso in giro Rubicondo, Romano Faricilla, sì, simpaticamente, anche io ieri mi sono commosso, ma ieri durante faccio due cose: silenzio stampa sui social, non parlo prima e durante la gara e dopo pure, e soprattutto Mario lo sa, io ho preso un'abitudine: esco da un gruppo WhatsApp il giorno della partita o il giorno prima, e stranamente la tua scaramanzia questa. Adesso non c'è più bisogno, quindi mi potrei riaggiungere, non c'è più bisogno. La Supercoppa ci teniamo. Per tre giornate. Sempre sul pezzo, Mario, resta subito la Supercoppa. Un'altra bella cosa bellissima. Certo. Sì, Gianluca, invece, è emozionante. Gianluca, il tuo pensiero? Che devo dire? Io sono esausto, cioè io stanotte non ho dormito, ho dovuto fare delle cose, poi sono andato a lavorare, cioè sto andando avanti per inerzia, però è una stanchezza venerdì ci riprendiamo un po' tutti, Sono d'accordo con Salvatore, si è creata veramente una bella alchimia quest'anno, ma fin dalle prime giornate. Io poi sono stato pure ad Alfa Dei, ma quest'estate, ma già qualcosa già si intravedeva che era un bel gruppo. Sì, un modo diverso anche di gestire gli allenamenti, come dicevi tu, Ciro. Mi ricordo l'applauso in precampionato a Tiam, vi ricordate. Si vede Gianluca, si vede. La grande, avete visto la B che ha fatto Gianluchi? Mettete il telefono in orizzontale, Gianluchi, perché sono in due. Cioè nel senso, Gianluchi, Mario, qua ci chiudono. Posso chiudere? Ah, sono le 22:38 in tutto questo. Io fra poco, veramente. Complimenti per questa bellissima B. Chiudiamo anche noi. Direttore, dopo devo fare un annuncio, una mia speranza. Poi voglio vedere se siete d'accordo anche voi, in una nuova campagna da portare tutti quanti avanti. La speranza che possa accadere, e dirla già adesso. Dopo Ida, che dobbiamo andare a Sparta, no? Va bene, allora, sulla strada che ci portava a questa bella promozione conquistata ieri. Ho sempre cullato un sogno che potrebbe essere un vanto anche per la città di Castellammare di Stabia. Non ho voluto mai parlare perché volevo aspettare che succedesse questa cosa bella, ed è successa ieri. A conti fatti, a B ormai acquisita, lo dico giusto per, ma potrebbe essere veramente un altro volano importante. Andando incontro a quello che sarà il prossimo campionato di Serie B, come tutti sapete, ci sarà da fare un sorteggio per questo campionato prossimo del calendario. Io bilancio questa idea e poi se la possiamo portare un po' tutti avanti, andandola anche a presentare alla società, poi vedremo come, di riuscire a fare, a organizzare questa manifestazione che l'anno scorso è stata organizzata e fatta a Como il 5 agosto 2023,
Castellammare di Stabia protagonista come sede del sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie B. Potrebbe essere quella ciliegina sulla torta, perché a noi non mancano le location, non manca l'ambiente bello. Ma potrebbe essere proprio la Reggia di Quisisara, no? Perché comunque ci sono i locali. Io avevo pensato a un qualcosa che ricordasse più il mare. La Reggia è bellissima, Marina un effetto storico. Io avevo pensato il castello, la Marina di Stabia come simbolo del mare, simbolo di Castellammare. Ecco, oramai quella là è diventata Marina di Pompei. Bisogna parlare il castello, no? Potrebbe, ecco, possono nascere idee, ecco, dal confronto possono nascere tante anche bellissime location, però ci tenevo molto a poter portare avanti questa idea. Un castello c'è un po' più di difficoltà perché è una struttura privata, quindi avevo pensato a Marina di Stabia proprio perché è lontana dalla città, ha molti spazi, ha comunque una location abbastanza bella, potrebbe essere raggiunta anche via mare. Magari proprio Andrea Langella, che è comunque consigliere di Lega, è vero, di Serie C, però adesso si appresta da vincitore ad andare in Serie B. Magari Marani posso parlare e vedere un po' se si può fare questa cosa. L'ho buttata lì, però potrebbe essere una cosa bella. Bella idea. Assolutamente. Perché l'hai buttata? Peccato. No, beh, buttata perché l'idea. Tra amici. Bella idea, Giovanni, bravo. Grazie. No, infatti, effettivamente siamo arrivati. Assolutamente sì. Non è mai successo, diciamo, una cosa del genere, quindi sarebbe una buona cosa, anche perché poi si sta fermando la Juve Stabia in Serie B da diverso tempo, quindi lo diciamo, quinto campionato in 13 anni, si fa 8 ne ha fatti in C, è vero, ma 5 ne ha fatti comunque in Serie B, quindi, però diciamo di tante sorprese, tante situazioni abbiamo parlato, anche di qualcuno ha parlato di Giuseppe Langella, no, che era presente, non poteva mancare, visto che comunque lui ha fatto parte della storia della Juve Stabia, quindi ripeto, come ho detto in apertura, va sempre comunque ringraziato anche lui. È vero che poi alla fine oggi gode, diciamo, delle sue decisioni, dei suoi sacrifici, Andrea Langella, ma ieri era presente il fratello, visto che sono fratello, non poteva non essere presente. Però c'era anche un altro allo stadio che, diciamo, che è stato ripreso un po' da nostro fotografo, che è stato bravo con l'obiettivo, e stiamo parlando di Mandiello, che era come tifoso, lui l'ha detto, oramai io sono in pensione, però ripeto ancora una volta, magari appello a lui se possa magari entrare in società, in che senso, come sponsor, dare una mano da tifoso alla Juve Stabia, quindi magari facendosi d'artefice, parlando con i figli, e quindi magari possa dare un contributo importante per la Serie B, che è diversa, come diceva lui, e lo vediamo, ecco qui è, diciamo, in curva mentre assiste alla partita. Era in tensione per la partita, sì, abbastanza. Era lì, diciamo, assorto nei suoi pensieri, e vabbè, diciamo che ha preferito le parole che diceva, se non sbaglio, Natale all'inizio. Non so se ricordate il video messaggio di Morris Molinari di giovedì. Mi è sembrato di rivivere ieri a Benevento quello che 13 anni fa avevamo visto a Benevento, perché poi Benevento attaccava alla fine sull'1-1 semifinale con la Juve Stabia che si stava portando verso la finale. E l'impressione è la stessa, che potessero attaccare per ore, ma non arrivava. Infatti l'ha detto Natale, per questo non avrebbero mai disegnato. Da questa immagine mi ha riportato anche a quel momento lì. È chiaro che se c'era un rigore magari entrava Tarantino e così completavamo. Peggio di quello lì. Beh, però quella semifinale mi ricordo un Benevento molto più incisivo, andò vicino al gol parecchie volte. Ieri, onestamente, quella è stata la partita più brutta della mia vita, non finiva più, interminabile, quella partita, non finiva più. E tu, da portiere, cioè, attaccava solamente il Benevento, ma anche la partita che dovevamo andare in Serie B, perché Evacuo che sbagliava, Bueno che sbagliava davanti alla porta, il pallone sopra la traversa di un soffio, era... Quella partita davvero è stata la più brutta della mia vita. E ieri è stata la vittoria più bella e più sofferta della mia. Infatti, ieri dall'80esimo fino al 90esimo io volevo andare via dal settore ospiti. E infatti al 95esimo, come Gianluca,
però io a Benevento scoppia in lacrime. Ieri il Benevento nel secondo tempo non ha mai tirato in porta, cioè noi dobbiamo dirlo questo, il Benevento ieri nel secondo tempo non ha mai tirato in porta, non so Uteri che partita ha visto, probabilmente ha visto solo il primo tempo. Beh, ma perché è un campionato modesto, per questo non ha mai tirato in porta. Perché è un campionato modesto, allora se tira in porta dopo... Bala non è sinonimo di gol. Che cosa? Non ho capito. Ripeti, lo ripeterò, il possesso palla non è sinonimo di gol. Assolutamente. Perché se non lo sai sfruttare, non lo sfrutti a dovere. Non si gioca a box pugilato, questo è tutt'altro. Quindi effettivamente... Anche perché Mario. Perché c'è una squadra l'ha fatto il gol ieri, la Juve Stabia, che ha fatto un'azione pazzesca, forse fu gol di. Cioè, centimetri fuori gioco, no, c'aveva un sopracciglio fuori gioco. Io l'ho guardata più volte perché col piede lo mantiene in gioco il difensore. Io l'ho guardata più volte, ma a me mi sembra che la telecamera della Rai, quando faccia vedere il fermo immagine, il pallone già sia partito dal piede di Adorante, non so chi è che fa l'assist, Mosti. Quindi, onestamente, non so se è fuori gioco. Effettivamente, il guardalini è andato per intuito proprio. È andato di vabbè, no, nulla, nel dubbio da nulla. Infatti non volevo fare un'altra considerazione. Sì. Togliendo il possesso palla, che sicuramente è stato favorevole a Benevento, però come dico sempre, bisogna anche contarsi le noci che uno ha nel sacco. Le noci che nel sacco sono che il Benevento alla fine ha avuto due azioni gol verso la fase calda, diciamo, della prima frazione. Però sono state due. Dai, West Ham comunque ha avuto il gol di Candellone annullato. Il tiro di Mignanelli, il colpo di testa di Romeo, quindi comunque la West Ham verso le parti di Baleale ci è andata. Non possiamo dire che siamo delle barricate, abbiamo fatto una partita secondo me che dovevamo fare di massima attenzione, di ripartenza e contropiede, cuore e sacrificio, anche perché comunque vorrei ricordare che tu stai comunque giocando con la seconda in classifica, cioè, e poi ti passa un punto, che comunque rimane una squadra fortissima, bisogna dirlo. Assolutamente. Anche le cambi l'abbiamo visti, diciamo, le cambi Kubica, poi è entrato Ciano, quindi stiamo parlando di giocatori che in Serie B farebbero la differenza, però farebbero un ottimo campionato, quindi sicuramente in Serie C siamo stati solo fortunati che Auteri non ha messo in campo il campione del mondo Marotta, se no ce la vedevamo quindi alla fine non veniamocene a tirare con il fatto del possesso palla, perché alla fine sì, possesso palla è una statistica, però in una partita, oltre ai gol, che quella è la cosa primaria, vanno anche contate le occasioni che tu hai avuto e le parate dei portieri. Sicuramente ti ha fatto due parate rispetto a pareare, però le nostre occasioni per fare i gol, cosa che avevamo fatto, le abbiamo avute anche noi. Questa va a conclusione del cerchio. Sì, sì. A conclusione della trasmissione, già un po' i risultati classifici del prossimo turno. Mario, io vi saluto prima dei risultati, perdonatemi, ma come salutiamo anche lui. Allora. Va bene, ragazzi, salutiamo anche voi. Grazie per l'ospitalità, che stiamo anche finendo la batteria. No, la benzina, penso che stai finendo. Ragazzi, ricaricatevi. Ciao, volevo salutare questi due vessilli. Buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte. Con questi ultimi due vessilli, Mario Sant'Agnello con la bandiera di Massimiliano Giordano. Ma sì. Sai quanti dolori di pancia? E Torino, qui, non sbaglio. Questo è Guglielmo Marciano. Facciamo una cosa, prima delle statistiche, cioè delle classifiche, dobbiamo fare un altro tassativo, quindi salutiamo Mario sul tassativo. Magari chi lo sa in Supercoppa facciamo così col Crotone, già pensavo già alla gara col Crotone, ma sì, una sarà importante, diciamo, portare a termine, e chissà, visto che giocheranno sicuramente tanti che non hanno sono stati, diciamo, in campo, magari faccio un gol Piero Bonni in contropiede e magari batte il portiere avversario, non si può pensare, perché no. E così vediamo chi è Piero Bonni. Il
Il gioiello dei tuoi sogni, l'oggetto prezioso per ogni occasione, l'orologio dei tuoi desideri? Vieni a scoprirli da noi, alla gioielleria Antonio Ferrentino, via Marconi 68, Castellammare di Stabia. Telefono 081 871 5346. Antonio Ferrentino, e il tuo sogno diventa realtà. Desideri gustare un fantastico panino? Un'ottima pizza o scoprire una braceria dove assaporare carni di primissima scelta? Apprezzare la bontà della cucina italiana e in particolare quella romana? Sonny's Risto Pub e Pizzeria offre una vera e propria esperienza culinaria, con la garanzia che i prodotti utilizzati per le preparazioni gastronomiche saranno accuratamente selezionati. La carta dei vini, i dolci della casa e la selezione delle birre incontreranno i gusti di tutti. Il nostro servizio da asporto sarà sempre efficiente, consentendoti di gustare le nostre specialità direttamente a casa tua. Ci trovi a Castellammare di Stabia in via Bonito 19, telefono 081 198 18030, cellulare 331 6170 731. Siamo anche su Facebook e Instagram. Sonny's Risto Pub e Pizzeria, la tua scelta di qualità. Parlare, lavorare, scrivere, si dice comunicare. Il centro assistenza più all'avanguardia per smartphone, iPhone, tablet, iPad e tutto il mondo della telefonia high-tech. Efficienza e rapidità, i nostri punti di forza. Riparazioni in 24 ore, sostituzione display in un'ora, salvataggio dati e aggiornamenti software per ogni tua esigenza. Veloci, cortesi e sempre al tuo servizio. Anche vendita gadget per cellulari, consigli utili e una guida completa per non rimanere mai senza parole. Comunicare a Castellammare di Stabia, via Regina Margherita 184, 081 870 1989. Comunicare 3@virgilio.it. E ritorniamo in diretta per l'ultima parte della trasmissione. Ecco, Giovanni Di Capo dice: ma lunedì per la partita con il Crotone sarà aggiornata Gian Oblei, e questo non è dato sapere, però molto probabilmente dovrebbe essere così, visto che già più o meno si sentiva nell'aria questa situazione, perché non penso, e poi la faranno poi con l'ultimo con il Picerno. Poi c'è Nellino Sicignano: buonasera a tutti voi, permettete un piccolo pensiero per Samuele Messina, da poco scomparso, e diceva fondatore di una delle prime radio vicine alla Juve Stabia, abbiamo già ricordato, grazie a Giovanni. Sì. E poi c'è Gianfranco Piccinino: con la nuova regola sicuramente non è fuori gioco quello discorso di Candellone. Francesco Samuele: secondo voi era fuori gioco di quello di Candellone? Per me no, e ne abbiamo già parlato abbastanza. Restano i dubbi comunque. Sì. Dubbi. Vabbè, resta comunque importante che l'abbiamo questa volta. Sì. Diciamo che non è inciso sul risultato. Quindi andiamo avanti. Sì. Col VAR, forse, io dico forse, l'anno prossimo avremo un pagare più giustizia. Valeria Esposito: ragazzi, mi permettete l'ultimo messaggio prima della chiusura? Dopo quella bella promozione, adesso bisogna pensare anche a un bravo sindaco, perché non possiamo permetterci il torto che stiamo subendo come città senza la guida di un'amministrazione comunale. Sì, questo è, diciamo, un altro aspetto importante, la vita civile. Sicuramente noi siamo dediti al lato sportivo, ma sicuramente qualche messaggio, qualche pensiero lo facciamo anche in questo. Buonasera, volevo dire da parte del Sessa, volevo dire il mio pensiero con i cittadini stabesi, ma cosa aspettiamo a colorare questa città? Vamos! Quindi anche lui si unisce all'appello. Poi Salvatore Narducci, che abbiamo avuto qui ospite, diciamo lui da Piacenza, sì. Club Juve Stabia e Napoli, tutte e due. Un abbraccio da Piacenza a tutti voi, forza Stabia, e grazie Salvatore. Poi Fabio Accarino: a Basciano Tund, questo non lo so, riferimento a che cosa. Poi ci sono forse dove si trovavano i vari Potrebbe fare il calendario. Ah, ecco, anche il calendario. C'è un'altra location. A Basciano Tund è
No, o meglio la carcina, come dice, no, la calcina. Esatto. Ma le abbiamo tantissime location. Poi Francesco, sì. Traballo, ragazzi, sapete quando verranno messi in vendita i biglietti per il Crotone? Grazie. Vabbè, calcola che la partita è lunedì, quindi sempre intorno giovedì. A domani, giovedì, queste dovrebbero essere le date. Giovedì, sì. Sì. Poi Vincenzo Sperone che dice per i benementari che non volevano che festeggiassimo al Vigorito, un Cristiano è passato tutto, vabbè, non facevo così dello spas. Vabbè, ci sta, diciamo, questo sfottò. Poi Michele Sessentino, saluto a Gianluca, grande tifoso stambese, però ha solo un difetto, vabbè, non ce l'ha. Non l'abbiamo letto prima, magari ce lo diceva lui qual era questo difetto, già lui, poi io lo chiederemo. Ovviamente è legato alla massima serie. Forse è intuibile. Sì, forse la massima serie. È intuibile. Sì, Poi c'è Gianluca Merola, forse Gianluca Merola. O Gianluca Merola, appunto. Era su Gianluca Merola la cosa. Ah, ok. Okay. Penso, No, potrebbe essere invece fosse Gianluca Vicente. O anche Gianluca Peccato. Poi vogliamo Marciano, Mario, Natale nella vostra chat di messaggio. Trovate la mia foto da balconiere. L'abbiamo vista prima. Poi lui ha detto: ma vuole farne chi sti capi? Non lo so. Questa è qualcosa. Vabbè. Poi Fabio Accarino dice: interrotte le trasmissioni, prenderà la data da destinarsi. No, per ora ancora non sono interrotte le trasmissioni. Poi campionato, sì, però. Sicuramente le interromperemo anche noi. Poi Vincenzo Spero, minuto di raccoglimento per Benevento Web. Un mese fa ci davano già fritti e mangiati. Poi chiude con una frase su cui ci dissociamo. Poi salvo imprevisti, il direttore di Radio Città Castellammare, ricordiamo, abbiamo fatto le dirette con lui con tante cose. Belli in Serie B, un caro saluto a tutti, grande estremità di vittoria della Juve Stabia, grazie Maiuca, grazie ragazzi, un saluto a tutti, grazie Salvatore. Ecco, poi Nicola Martorino, buonasera a tutti, grande notte magica ieri, grazie magica Juve Stabia, bentornata al Nord. Poi Armando Gentile, 2011 terribile come diceva Enzo, questo è incredibile, ma anche 2019 bella cavalcata, ecco perché a ballo lo cavalla ai caselli ci sta tutto, salute a tutti. Sì. Poi c'è Giovanni Monza, adesso invece hanno invertito sul fate un anno e scendete, sullo spasso Beneventani e Avellinesi. Sì, l'abbiamo vista anche ieri, no Giovanni? Sì, ci hanno salutato, diciamo, salutato al modo loro, noi che stavamo scendendo le scalette della tribuna stampa del Vigorito, ci hanno augurato, mi sembra, 6-7 punti. Sette punti. Vedremo, noi intanto avremo la possibilità di poterci confrontare, gli altri non lo so. Sì. Salutiamo anche Vincenzo Santarpia della Juve Stabia nel cuore, un pensiero a chi non c'è più, ai tifosi dello Stabia che non ci sono più ma che vivono ancora attraverso i nostri ricordi, le emozioni fortissime che oggi stiamo vivendo, forza Juve Stabia sempre. Poi Francesco Trappolo ancora dice: Caterina, lei vede tutte quelle a nord, verrà con il Piceno quindi tra poco. Bellezza, dobbiamo venire in bellezza. Poi Stabia mi dice: andiamo a Varese col motorino, Massimo, ecco, ricordando La partita che non ricordava Massimo, la partita che non ricordava Massimo. Poi Saverio Casalbordino dice: quest'anno siete stati il mio collegamento da 800 km di distanza, poi alla fine non ho retto la lontananza e ho programmato praticamente 4 viaggi per esserci questo mese fondamentale, grazie. E allora Saverio è Saverio. Qualche altro viaggetto anche diciamo, ecco, l'anno prossimo, no? Ecco, poi Salvatore Cimino che ci chiede, Salvatore Cimino, ma poi la cosa bella è stata svelata, mia Luca, di cosa si tratta? Salvatore, vuoi dire tu di cosa si tratta? No, sto scherzando, diciamo la cosa bella, la svelata Salvatore, ne ha parlato, detto, praticamente è stata l'annata che ha portato questi ragazzi che non avevano esperienza di promozione, quindi non avevano goduto questa gioia, a goderla, a conquistarsi la Serie B, quindi questa è la cosa più bella, diciamo, infatti poi hanno scritto anche un po' sulle magliette, è diventato un mantra questo, diciamo, per lui. Non è una cosa particolare, è solo un pensiero. Poi c'è anche una foto che gira un po' sui social, che dice: fate 28 le... Ecco, facciamolo vedere, magari meglio. Non so se si vede, c'è questo schermo che... La maglia l'avevo vista, però volevo capire se... Che una volta mi ha detto in conferenza stampa, nessuno ha indovinato che cos'è la cosa bella, perché ognuno la cosa bella la identificava con la Serie B. Sì, e invece probabilmente lui intendeva il viaggio.
il viaggio che ha portato questi ragazzi in Serie B. Poi c'è Stanislao Di Lorenzo, un abbraccio a Marevolo, un amico col quale è cominciato tutto. Dite a Derio di controllarsi le tasche, ci trova a Titti Feste, perché se la metti in tasca è la subclass su tutto. Peccato, non abbiamo letto questo. Competenza, simpatia e presenza. Poi mi sono appena collegato e non ho sentito cosa ha detto Mario Di Capo, ma non sono d'accordo, anche se per lo scherzo. Scherzo, forse. Un abbraccio anche a Natale Giovanni, e grazie a tutti voi perché ci tenete aggiornati sulla US Stab, soprattutto chi vive lontano da Castellammare. Questo è qualche messaggio in là. Quanto sono belli e carichi di energia questi messaggi, quando ci fanno tanto piacere. Sì. Poi c'è Pino Elefante che dice: buonasera a tutti voi, per me questa vittoria è la più bella di tutte e tre, perché questi resteranno i nostri cuori rispetto agli altri, perché hanno lottato contro a tutti e trascinato un pubblico al Menti che non si vedeva da tempo. Onore agli Ultras, che pure ieri sono stati 11, onore a quei mille che hanno portato a Benevento il loro calore. Per me l'Angelo e tutta la società siete stati fantastici, e per piacere non fate paragoni con le vecchie gestioni, questi sono e saranno unici per il lavoro. No, vabbè, diciamo, non faccio nessun paragone, noi diciamo solo che ognuno ha partecipato alla storia della Juve Stabia. Sì. Se oggi parliamo del 2011 è perché c'erano Giglio e Maniello, se parliamo del 2019 è perché c'erano Maniello e l'Angella, se parliamo del 2023-24 c'è l'Angella, ma anche in passato non buttiamo di via i vari campionati fatti da Fiori con le due finali e tante altre situazioni. Cioè, la storia non si cancella, la storia non si commenta. No. Il paragone sì, magari lo facciamo giusto per le emozioni, ecco, diciamo 2010-11, come diceva anche Salvatore, lo togliamo di mezzo, ma per una novità, per una cosa che attendavamo, cioè volevamo capire che cosa significava andare in Serie B. Noi lo sappiamo adesso che cosa significa andare in Serie B, e quindi questo ha un sapore diverso rispetto a quello. Non è anche perché eravamo reduci da due finalissime perse. Bravo. Tra l'altro Fiore avrebbe meritato molto avrebbe meritato. Poi c'è Ciro Di Nocere che dice: Benevento lo vedo proprio sterile, contro l'Avellino perde, secondo me se la Juve Stabia non fosse stata in tensione sarebbe andata a vincere. Più che intenzione, Ciro, io penso che proprio abbia fatto l'idea di dire: io ho due risultati su tre, quindi non devo sbilanciarmi. So che la mia quadratura, no Natale, è proprio la mia forza, il fatto di non prendere gol, faccio affido su quella, la mia arma migliore proprio, ovviamente l'attacco non sia peggiore, che quel gol il fatto di scendere in campo con il 3-4-1-2, con un 3-5-2 sostanzialmente, proprio questo significava quello di appunto evitare i cambi di marcia degli avversari, che nel settore offensivo avevano la loro arma migliore. Leggiamo però questi numeri, no, di quest'ultimo turno, no? E poi magari ci salutiamo, visto che siamo a 2 ore e 23, quindi penso che abbondantemente abbiamo. Ma sì, penso che basta. È ora. Sì, i risultati della 35ª giornata vedono Foggia Casettana 0-2, l'espulsione per il giocatore del Foggia, poi alla fine la Casettana che quindi vince, però dobbiamo dire anche con merito alla fine. Sorrento Latina 3-1, il Sorrento che blinda la permanenza secondo me in Lega Pro, e adesso può fare davvero un occhio ai playoff, magari da decimi almeno. Poi Giuliano Monopoli 0-1, questo è un risultato un po' a sorpresa con questo Monopoli, però che vediamo anche nei numeri di Natale, nelle ultime 5 è migliore anche della Juve Stabia, Monopoli 13 punti, 3 punti invece la Juve Stabia ha fatti 10 nelle ultime 5. Quindi dopo la sconfitta della Juve Stabia si è svegliato questo Monopoli. Poi Taranto Potenza 2-0, Messina Monterosi Duscia 2-1, questo è un risultato che è guai Monterosi Duscia, ma anche qui mette forse una seria ipoteca sulla permanenza di Messina, che adesso potrà concentrarsi nelle ultime 3 partite a fare qualcosa in più. Poi Virtus Francavilla Catania 1-0, e qui un risultato che come per il Monterosi Duscia mette nei guai anche il Catania, perché adesso il Catania non era i play-out solo perché ha una, un rapporto con il Monopoli nei scontri, non ricordo se nei scontri la differenza reti migliore, quindi è fuori solo per questo, ma ricordiamo, il regolamento dice che se nel caso va nella zona play-off, anche se i play-out non si fanno, perché magari ci sono gli 11 punti dal Monterosi Duscia, ma comunque il Catania non andrà a fare i play-off, quindi perderebbe questo diritto. Poi Azzetta Picerno, Adolce Regnola 2-1, poi Turis Avellino 0-4, questi tonfo quindi incredibile della Turis, con due espulsioni per la Turis, poi è arrivata anche l'espulsione per l'Avellino, per una gara condizionata
abbondantemente. Poi Crotone e Brindisi 1-2, questo è l'altro risultato che non ci spieghiamo, c'è qualcosa sicuramente che non va a Crotone, e fra l'altro è notizia di queste ore che alcuni calciatori del Crotone sono stati poi aggrediti in spiaggia da alcune persone con spranghe diciamo un po' camuffati, con i visi travisati, ed è una brutta cosa questa sicuramente, perché non è sport, non è calcio questo, è vero che magari i risultati non vengono, ma arrivare a questo è un po' assurdo. Poi Benevento Juve Stabia 0-0. Leggiamo un po' la classifica. In virtù di questa classifica vediamo la Juve Stabia che quindi si attesta a 74 punti, a più 11 sull'Avellino con 9 punti a disposizione, quindi matematicamente è promossa in Serie B. Segue Avellino e Benevento a 63, Casertana 58, poi Vicenza 57, Taranto 56 con 4 punti di realizzazione. Aspettiamo diciamo che il verdetto, ma speriamo anche nella non colpevolezza del Taranto a questo punto, visto che c'è una certa simpatia fra le tifoserie, e questo potrebbe dare davvero un balzo in avanti a questo Taranto. Poi Giuliano 52, Latina 51, Crotone 48, ecco Sorrento che rientra di nuovo nella zona playoff perché è meglio piazzata negli scontri con il Foggia, che resta invece a 45 punti, poi c'è Cerignola 44, Messina 44, Potenza 41, ecco il discorso Catania 39 e a pari punti con Monopoli, per il Monopoli e nei playout, poi Turisti 37, Virtus Franquilla 33, Monterosi Duscia 28, vedete ci sono 11 punti di distacco, e quindi in questo momento il Monopoli sarebbe salvo, si farebbe solo il playout Turisti e Virtus Francavilla, e poi Brindisi si chiude mestamente con 21 punti e con 4 punti di penalizzazione. Il prossimo turno vede la Juve Stabia giocherà sempre di lunedì sera alle 20:30 in diretta da Sport, quindi ancora una diretta. La Rai si è accorto che esiste anche la Juve Stabia, forse negli ultimi periodi, anche se la rete meglio tardi che mai, come si dice, meglio tardi che mai. Sì, anche se il TG regionale dedica sempre comunque poco spazio alle Vespe, con diciamo una squadra che va in Serie B. Mi sarei aspettato qualcosa in più, non un semplice servizio di 1 minuto e 20 secondi, 1 minuto e 30, ma queste sono scelte editoriali che non competono a me. Ecco, quindi tornando al discorso del prossimo turno, si inizierà come sempre, lo sappiamo, ormai è spezzettato, se venerdì, domenica, sabato, lunedì, in questo caso è sabato, domenica e lunedì, con sabato che con Brindisi Sorrento, poi Monterosi Duscia Giuliano, Potenza Foggia, poi di domenica Casertana Picerno, Latina Turris, Audace Cerignola Virtus Francavilla, Catania Cere Messina, Monopoli Taranto, e poi lunedì alle 20:30 Juve Stabia Crotone, e poi alle 20:45 il big match, anche questo, perché anche Juve Stabia Crotone è un big match, ma questo è ancora più big match, le seconde Avellino Benevento che si sono per decidere chi è diciamo la è stata l'antagonista della Juve Stabia, chi potrà godersi poi la seconda posizione, che ricordiamo nei playoff permette alla squadra di fare solo 4 partite e di sperare di andare in Serie B. Si farà solo la semifinale, la finale con andata e ritorno, ovviamente in questo caso. Questo vabbè, nel prossimo turno io vi chiedo, vabbè, oltre di questa pecatura, io vado a vedere sicuramente Avellino Benevento. Questo è sì. Se va, assolutamente sì. Senza dubbio. Se io Catania Messina. Anche Catania Messina, il derby, sì. Sì, anche quella è una bella partitella, diciamo così. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, però ricordiamo che giovedì ci saremo ancora una volta, sempre alle 20:30, sempre purtroppo ancora in modalità remota, ma prima o poi torneremo di nuovo dal vivo con ospiti, diciamo, in presenza. Ci sarà un ospite protagonista della Juve Stabia in remoto, non vi diciamo ovviamente il nome, quindi però diciamo, ecco, ci è stato concesso anche a noi dopo la promozione, quindi di parlare con qualcuno di loro, e sarà solo un piacere chiacchierare con lui, e quindi darvi questa possibilità anche voi di fare domande a chi verrà in trasmissione. Però noi chiudiamo la nostra trasmissione, ringrazio Salvatore, ringrazio Mario, ringrazio Giovanni, Natale, Mario Di Capua, tutti quelli che ci hanno lasciato i loro messaggi. Avevo promesso che li leggevamo tutti, ma a occhio e croce una ventina non siamo riusciti a leggere. Sempre impossibile. Siete davvero una marea, siete una marea, però vi ringrazio davvero, mi scuso perché sarebbe stato bello leggervi tutti. E noi ci rivediamo, ripeto, giovedì, però urlando sempre il nostro motto, che porta fortuna, forza, a giovedì, ciao Salvatore, salutaci Marco e anche Cinzia, un bacio al piccolo Marco. Va benissimo, ieri ora sta dormendo perché ieri ha visto tutta la partita, compreso un po' di festa. Quindi ha fatto tantissimo anche lui. Certo.
ciao, ragazzi, ciao, un bacione, ciao, grazie a voi, forza Stabia, ciao, sempre. Ciao, 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 buona notte a tutti. Il pungiglione stabilese.